Bacci, Catani, Cingolani, Donofrio, Filonzi, Garofoli, Giampaoletti, Gianangeli, Gullace, Lenti, Magagnini. Chiedo scusa, prendete posto per favore senza parlare, perché se no non si sente nulla. Mancia, Marasca, Massaccesi, Melappioni, Olivi, Punzo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli, Spaccia, Tesei, Torri, un attimo, Sono presenti in aula numero 18 componenti. Allora, riprendiamo i lavori. Il sindaco anche mi chiede una inversione dell'ordine del giorno di una pratica presentata dalla giunta, la pratica numero 19. Poi riprenderemo con l'approvazione dei verbali della seduta del Consiglio Comunale e poi le comunicazioni del Sindaco che non sono state fatte. Allora, però, il Sindaco o l'Assessore per la presentazione della pratica. Sindaco o l'assessore Loncarelli? No. Bisogna un attimo che viene, allora chiamiamo il sindaco. Facciamo venire il sindaco. Il sindaco, oppure se no la... come si chiama l'architetto, l'ingegnere sopra della... Calcagni? Chiamiamo la cosa. Chiedo scusa, intanto che arrivi il dirigente, però il dirigente... però i dirigenti devono esserci quando riprendiamo le cose, perché se no così non va. Allora, chiedo scusa per l'inconveniente, ritorniamo alla pratica 17. L'ordine del giorno: approvazione verbali della seduta del Consiglio Comunale del 30 maggio 2013. Allora, sulla pratica apriamo la formale discussione, solitamente non ci sono interventi, anche in questo caso non ci sono interventi, quindi chiusa la fase della discussione, dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione la pratica numero 17, approvazione verbale della seduta del Consiglio Comunale del 30 maggio 2013. Prego votare. Gianangeli, Mancia, Filonzi. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 15 consiglieri, favorevoli 15, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva. Allora.
Adesso c'è, vediamo, chiamiamo il sindaco. È aperto la porta, sta uscendo, ma ecco. Allora, ritorniamo quindi, chiedo scusa, alla pratica numero 19, presa d'atto della delibera di giunta comunale numero 111 del 24 maggio 2013, avente ad oggetto elettrodotto Fano Teramo, parere dell'amministrazione comunale. Illustra la pratica, presenta la pratica che era già stata presentata, mi pare, in un'altra occasione, il sindaco. Sì, credo che ci sia ben poco da dire, se non che mi sono ripreso l'impegno, come avevo detto la scorsa volta, di riportare la pratica in consiglio per l'approvazione del consiglio. Ovviamente siamo aperti anche a una discussione e a integrazioni se c'è bisogno. Dunque, non credo che devo rispiegare, perché c'è stato un passaggio l'altra volta su questa pratica. Grazie signor sindaco. Consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, allora, su questa pratica abbiamo fatto una seduta della commissione di studio sull'ambiente che avevo convocato apposta, diciamo, era il primo punto dell'ordine del giorno di quella seduta lo scorso lunedì, per valutare la possibilità di approvare un emendamento che andasse a rendere ancora più forte e più cogente la volontà già espressa dalla Giunta di contrarietà a questo progetto così come proposto, e in pratica la volontà di respingere questo progetto. L'emendamento penso sia stato distribuito. Io mi scuso innanzitutto con i membri della commissione, perché c'è stato un disguido tecnico, nel senso che l'emendamento l'abbiamo tranquillamente sviscerato durante la seduta. Poi io ho fatto rispondere a tutti sulla mail per inviarvi il testo che avevamo deciso, e poi dopo, per motivo tecnico, ho saputo che non vi è arrivato, l'ho rimandato ieri, comunque è quello che vedete. Ci tengo solamente a chiarire il senso di questo emendamento. In pratica l'emendamento va a mettere parere contrario a questa proposta di progetto. Siccome poi l'iter procedurale prevederà, al termine delle varie eventuali valutazioni, se e quando ci saranno, anche un'ulteriore presa d'atto e un'ulteriore adesione dei comuni e in particolare consigli comunali a un protocollo d'intesa che coinvolga tutti gli enti interessati. Quindi noi in questa delibera abbiamo ritenuto di aggiungere già una contrarietà anche eventuali accordi propedeutici, e quindi protocolli, accordi propedeutici all'approvazione del progetto. E infine c'è un impegno del sindaco per cercare in pratica di farsi parte attiva anche con gli altri sindaci, perché come sapete questo è un progetto che coinvolge molti territori. Mi preme anche evidenziare una cosa che era venuta fuori nella discussione in commissione ambiente, che in effetti non è stata mai dimostrata fino in fondo l'effettiva necessità di questo progetto, tanto più che ci troviamo in piena crisi economica. Vi dico solamente che lo studio di fattibilità è fatto, diciamo, basandosi sulle stime di andamento del trend delle esigenze energetiche dal 2009 al 2018, però basato sul trend dal 2001 al 2008, cioè il trend precedente alla crisi, che poi sapete invece è successo di tutto, per cui non ha quasi praticamente più senso. E quindi nell'emendamento abbiamo anche fatto, su proposta tratta del consigliere Punzo, un ulteriore passaggio di presa d'atto della drastica e preoccupante riduzione del fabbisogno energetici, che purtroppo non sono dovuti a atteggiamenti virtuosi del nostro paese, ma sono dovuti alla crisi economica strutturale che stiamo attraversando. Ci tengo anche a evidenziare un'altra cosa, perché la commissione
Commissione aveva parlato anche di valutare eventualmente percorsi alternativi. In effetti quello era già previsto dentro il documento della Giunta, perché chiaramente non siamo, il no che diamo è un no circostanziato, un no motivato, un no forte nel merito, non è un no da bandierina, non voglio niente nel mio cortile, non lo siamo mai stati come cittadini, le nostre attività anche extraconsigliari, ma tanto più qui dentro penso che sia opportuno non esserlo. Per cui ecco, io propongo alla Giunta di far proprio, penso che funzioni così Presidente, che la Giunta dovrebbe far proprio l'emendamento proposto alla Commissione di studio e dopodiché propongo al Consiglio di votarlo, di votare la delibera così emendata e convintamente. Grazie Consigliere Gianangeli. Consigliere Marasca, facoltà. Sì, io volevo capire un attimo, siccome per certi versi quanto deliberato dalla Giunta non è pienamente rispondente all'emendamento, anche in certe situazioni l'emendamento è molto più, diciamo, puntuale, ovviamente a sostegno di una posizione che sembra leggermente diversa rispetto a quella che emerge dalla delibera della Giunta, io dico una cosa, cioè, se la delibera nella sua interezza rimanesse così, io penso che il PD non avrebbe nessuna difficoltà a votarla e francamente non vedo neanche la necessità dell'emendamento presentato da Massimo. Però qui è chiaro dove si dice nella delibera della Giunta chiedere alla Regione Marche, alla provincia di Ancona e alla società Terna di rivalutare in base al contesto energetico attuale e alle nuove prospettive l'effettiva necessità e priorità dell'elettrodotto. E al punto 4 chiede alla Regione di sospendere la procedura avviata per individuare un nuovo e condiviso tracciato che sia frutto di concertazione. Ecco. Su questi due punti, compresi gli altri due che non leggo per brevità, noi non possiamo che essere assolutamente d'accordo perché in parte risponde anche a quanto avevamo discusso su, anche in merito al Consiglio regionale, eccetera, quanto avvenuto in Consiglio regionale. L'emendamento invece di Massimo, lui dice che sostanzialmente è molto più netto e praticamente prendiamo atto della drastica e preoccupante riduzione dei consumi di energia riconducibile alla crisi economica e alla forte riduzione della produzione industriale, un parere fortemente negativo e contrario alla scelta di realizzare l'opera e all'attraversamento del territorio di Iesi della fascia di fattibilità dell'elettrodotto. Ci sembrano un po' stridenti, quindi noi siamo disponibili a votarla così e quindi a dare quel sostegno che il sindaco ci chiedeva lo scorso consiglio comunale e poi al di là delle questioni procedurali. Quindi a nostro parere è da evitare un eventuale conflitto tra questi due. Grazie consigliere Marasca. Consigliere Punzo, a facoltà. Grazie. Allora, non c'è nessun conflitto, Marasca. Il punto qual è? In questo paese ci sono bloccate almeno un migliaio di iniziative industriali, più o meno legittimamente, con ragione, a torto. Esiste un sito che è patrocinato anche da enti riconosciuti a livello nazionale che si occupano di ambiente, che si chiama Nimby Forum, c'è dentro il Ministero, il Governo e alcuni enti, alcuni movimenti nazionali che si occupano di ambiente, dove illustra tutti questi casi in cui per tutto il Paese ci abbiamo una serie di iniziative bloccate. E nella mission di questo sito c'è scritto una cosa molto interessante, che per quel che mi riguarda è la base del mio atteggiamento in materia di sicurezza, ambiente e tutela della salute. Chiunque voglia fare qualcosa in questo Paese dovrebbe preoccuparsi innanzitutto di spiegarlo alla gente, di far capire esattamente di cosa si tratta, e di vedere le cose il più serenamente e oggettivamente possibile, evitando di fare di ogni argomento un punto di divisione piuttosto che di unione. La vicenda dell'elettrodotto Teramo-Fano è una vicenda in tal senso emblematica. Se io devo ragionare in termini di benessere della collettività, a me personalmente, anche al mio gruppo, ed è l'idea che è passata anche in commissione, il fatto che l'elettrodotto non si faccia più perché non serve è una roba che ci dispiace, perché significa che questo Paese
consuma di meno. Poi potremo anche parlare di quanto è giusto che una società consumi, ma lì il discorso si allarga. Però nell'immediato, e questo paese non ha bisogno della corrente che si ipotizzava servisse, perché lo sviluppo si è fermato, le aziende chiudono, non produciamo più, non consumiamo più. E questa è una cosa negativa, a prescindere. Altro è come vanno fatte le cose. Cioè, un elettrodotto, se lo devi fare, perché serve, lo devi fare come Dio comanda, facendo i percorsi giusti, anche a costo di spendere di più. Perché in realtà non spendi di più quando tuteli la salute delle persone. Sono due tematiche assolutamente diverse. È così che, secondo la nostra parte, si dovrebbero affrontare sempre le problematiche in cui sembra che sviluppo e ambiente e sicurezza dei cittadini facciano a cazzotti. Fanno a cazzotti se la imposti in maniera sommaria e quindi dozzinale. Cioè un elettrodotto di per sé non è una bestemmia. Come tante altre cose, di per sé non sono una bestemmia. Il problema è come le fai, dove le fai, e fino a che punto riesci a condividere e a ottenere un reale consenso delle persone su queste cose. Allora, io ho voluto introdurre quella frase che tu hai visto come una dissonanza con quello che era la deliberazione della CEO, ma secondo me non lo è, è una utile integrazione per cercare di essere un po' più sereni rispetto a queste problematiche. Se no noi non andiamo da nessuna parte, perché nessuno pensa che questo paese si risolleverà coi frigoriferi, con gli abiti e con le scarpe. O noi impariamo a fare qualcosa di nuovo che gli altri non sanno fare, perché noi siamo più bravi, oppure noi rimarremo al palo. Allora, io con quella frase ho inteso semplicemente far passare il concetto che queste problematiche vanno affrontate in una maniera un po' nuova, un po' diversa. Fermo restando che il tracciato dell'elettrodotto è stato fatto in maniera non partecipata, non tenendo conto degli impatti, e in maniera assolutamente parziale, è stata calata dall'alto. Quindi anche se l'elettrodotto serviva, bisognava ristudiare il tracciato, perché se spendi una cosa di soldi in più, ecco. Sì, ma come era scritta la mozione originale, era demonizzante rispetto al fatto che ci possa servire dell'energia elettrica in più. E questo non è un concetto che deve passare, sennò la gente legge e capisce che se ci serve la corrente è un male. Capito? Io vorrei tenere distinti questi due piani, perché secondo me il ruolo che ci hanno gli amministratori, specie quelli locali, perché quelli nazionali su queste tematiche fanno poco, sono in grado di fare poco, invece ci possono fare molto di più quelli che vivono sul tuo territorio, è cercare di inquadrare i problemi per quello che sono, andando a vedere tutte le sfaccettature. Citare sta cosa in questa mozione a me mi sembra che vada in questa direzione, ed è per questo che l'ho proposta, se no manco la proponeva. Grazie. Consigliere Punzo, consigliere Santinelli, chiedo scusa, 23, ah no, c'è un errore, vabbè, consigliere Santinelli. Sì, grazie signor Presidente, ma in effetti mi riallaccio velocemente all'intervento che ha appena concluso il consigliere Punzo. Il problema non è che consumiamo meno energia elettrica, il problema è un problema perché consumiamo meno energia elettrica, perché in questo modo dimostriamo che il paese non ha più quei volumi produttivi che fino a qualche anno fa c'erano. Ma il problema non è consumare solo energia, sapere con cosa facciamo questa energia, semmai consigliere Punzo, che è ancora più importante, ma non è questa la discussione. La discussione è che purtroppo del 2005, anche qui siamo come per la sanità Iesi, l'anno 2005 è stato l'anno magico, perché del 2005 si è cominciato ad aprire sempre tavoli di confronto sulla sanità iesina dal 2005, e nel 2005 è successo un altro caso che è fatto dalla giunta regionale, una delibera di giunta regionale tenuta nascosta allo stesso consiglio regionale, proprio nella realizzazione dell'elettrodotto Fano Teramo. L'amministrazione comunale di Iesi a quel tempo ne è venuta a conoscenza a distanza di qualche anno, nel 2009. Gli stessi consiglieri comunali, consiglieri maggioranza, ne vennero a conoscenza solo dopo che i residenti appunto di Coppetella e Mazzangrugno furono
ricevettero la lettera dalla Terna per realizzare l'elettrodotto sul corridoio che era stato deciso a suo tempo dalla giunta regionale. Ecco che qua non c'è stata la partecipazione, come diceva il consigliere Bonzo, non c'è stata nessuna partecipazione con il territorio per condividere insieme ai sindaci del territorio, che rappresenta la massima espressione dei territori che appunto attraversa questo corridoio, e allo stesso modo in sordina lo scoprimmo appunto dai cittadini che uno dopo l'altro si allarmarono e ci messero in guardia. Io ricordo che per arrivare a sapere cosa aveva intenzione la Terna, nel 2010 l'amministrazione comunale, dietro segnalazione dei consiglieri d'opposizione Santinelli e Massaccesi, furono convocate due, faccio soltanto velocemente un excursus storico, tanto per renderci conto che purtroppo la storia si ripete, delle lungaggini della politica, di questa regione, insomma, come è stata gestita così bene, e dicevo che appunto con due commissioni riuscimmo a capire quali erano le intenzioni della Terna, che la Terna a quel tempo con delle slide, con dei passaggi in Consiglio Comunale, ci illustrò quale sarebbe stato il percorso e per quali motivi non c'erano altre condizioni se non quel percorso. E perché riparto dal 2005? Perché sempre nel 2005 una delibera del Consiglio regionale mise in piedi il programma, il progetto, che ancora non è stato portato a buon fine, della terza corsia della A14. In quel periodo della terza corsia A14, dove si è stato fatto un lavoro faraonico, ciclopico, nel costruire nuove gallerie, nel fare degli espropri, nel ripensare una viabilità diversa in una zona geografica come la nostra, che non è semplice, insomma non è la pianura padana con tutte le colline. Benissimo. Nel fare quell'operazione è come se io oggi pensassi, per fare un esempio, di ristrutturare la mia propria casa, di mettere di tutto e di più, ripensandola al meglio, e quando montare i lampadari mi accorgo che non ho fatto l'impianto elettrico. A quel punto metto le canaline esterne. Questo è mancata progettazione, organizzazione e concertazione col territorio. È stato fatto male, maldestramente, e molto in sordina, proprio perché forse qualcuno giustamente a distanza di qualche anno non sarebbe stato d'accordo. Fortuna nella sfortuna è che non abbiamo più bisogno, tra virgolette, che poi vediamo se tra qualche anno la Terna ritorna alla carica, perché questo non è detto che la parola fine verrà scritta con questo documento. Comunque è un documento che dopo l'approvazione del 2012 della mozione votata all'unanimità da 22 consiglieri comunali presenti e 22 votanti, tutti favorevoli alla mozione presentata appunto da Santinelli e Massaccesi, dove si chiedeva l'interramento dei cavi dell'elettrodotto, perché la Terna aveva categoricamente detto che non sarebbe mai stata disponibile interrare i cavi. Era un no alla fine certificato il fatto che l'amministrazione comunale di quel tempo votò l'interramento di questi cavi. Oggi con questo documento presentato dalla Giunta, finalmente ci allineiamo a tutte le città che poi sono state secondarie al nostro primo intervento del 2009, con le delibere delle altre città, degli altri comuni residenti lungo, cioè perlomeno che accolgono il corridoio dell'elettrodotto, che si sono tutti quanti allineati con un no secco sia che sia interrato che sia aereo. Con questo noi ci allineiamo politicamente con tutte le altre realtà del territorio, sperando che sia veramente scritta la parola fine. Grazie. Grazie consigliere Santinelli. Consigliere Rossetti, no. Nessun altro. Adesso sentiamo il sindaco se accoglie per la giunta l'emendamento
proposto dalla Commissione da Massimo Gianangeli. A lei, Sindaco. Sì, lo accogliamo, rafforza la posizione della Giunta. Era un segnale che volevamo dare. Avevamo detto che per motivi di tempo non eravamo riusciti a poi elaborare il documento come doveva essere elaborato. Condividiamo il rafforzamento della la posizione che ci viene chiesta, che viene rafforzata con questo emendamento, dunque lo accogliamo e basta. Allora la Giunta fa proprio, in qualche modo accoglie l'emendamento proposto. Non so se ci sono altri interventi, non ci sono, quindi apriamo la fase delle dichiarazioni di voto sul testo così proposto con l'emendamento fatto proprio dalla Giunta. Dichiarazioni di voto? Interventi? Gianangeli, a facoltà. Sì, allora ringrazio il Sindaco, io prendo atto di tante cose sono state dette, ci terrei solo a chiarire una cosa. Il problema è quando si vuole fare non in favore della collettività, ma a scapito della collettività. Il problema è tutto lì, perché se tu approvi un percorso nel 2005 e ai cittadini glielo dici nel 2011, non stai facendo un progetto per la collettività, forse stai facendo un affare per qualcuno, questo può darsi, ma di sicuro non stai facendo qualcosa di buono per la collettività. E tutte le volte che c'è una violazione o comunque si mettono a rischio il diritto e i diritti incoercibili dei cittadini, bisogna che le istituzioni, come stiamo facendo oggi, battano un pugno forte sul tavolo e dicono: questa cosa qui non passa. Questo è il messaggio che deve passare che viene da Iesi, pur prendendo atto di tutto quello che è stato detto, perché non è un no ideologico, come dice l'ingegner Punzo, non è un no ideologico, è un no reale, concreto, basato su una situazione di fatto. E quindi davanti a questo, io se mi devi passare sotto casa mia, mi svaluti la casa, non me lo dici quando già mi arriva la lettera d'esproprio, io come cittadino mi arrabbio, non diciamo parolacce, mi arrabbio, e come istituzioni vado a tutelare il cittadino che giustamente si arrabbia. Cioè è talmente lapalissiano questa cosa qui, che infatti mi fa piacere che non abbiamo fatto manco tanta discussione, nel senso che è tutto quello che abbiamo scritto, che ha scritto, era già scritto in effetti nell'atto di Giunta, ma che abbiamo voluto rafforzare nell'emendamento, va verso questa semplice e chiara direzione. Grazie consigliere Gianangeli. Consigliere Magagnini, a facoltà. Presidente, l'ha data a me la parola. Allora, prima chiedo, c'è un piccolo, adesso mi ritorna il 30, quindi consigliere Marasca, poi lei, ok. Quindi, no, ma va bene. Nel senso che noi riteniamo quelle valutazioni che in qualche maniera il Consiglio Comunale fa in maniera generica comunque debbano essere riconducibili alla Regione che è preposta a questo ruolo. Comunque sia, non faremo mancare il nostro voto e quindi ci uniamo al parere del Consiglio Comunale di sfavore nei confronti di quest'opera, su cui anche la precedente amministrazione, attraverso l'idea, come diceva anche Santinelli, dell'interramento, si era in qualche maniera opposta, portando appunto una soluzione che in qualche maniera Terna non voleva prendere neanche in considerazione, quindi dando un no in qualche maniera velato. Ma la contrarietà a questa opera, anche in virtù degli impegni assunti in campagna elettorale con la comunità di Mazzangrugno e delle aree interessate, non può che vederci appunto uniti a questa presa di posizione della Giunta, di cui prendiamo atto e ci sentiamo partecipi, pur non condividendo appieno l'emendamento presentato presentato voi la Commissione? Dalla Commissione Ambiente. Non, è stato concordato questo? No. Non era stato concordato? Però se l'ha discusso in Commissione. Perfetto, comunque ci uniamo alla presa d'atto della Giunta. Non condividendo appieno l'emendamento, ma comunque votando con lo stesso. Grazie consigliere Marasca. Consigliere Magagnini, adesso. Ma noi, come Iesiamo, prendiamo atto favorevolmente di questa delibera e anche dell'emendamento, che aggiunge rispetto alla precedente una considerazione ovvia, cioè il fatto che purtroppo
al di là della, della non fattibilità o non accettabilità di un percorso aereo del, dell'elettrodotto, oggi si è aggiunta purtroppo una situazione economica che non lo consente. Credo che non possa che augurarsi che in un non lontano futuro si possa tornare a parlare di una cosa più, più decente e ritornare a una condizione dell'interramento. Avremmo risolto due problemi, uno la crisi economica e un'altra una razionale diciamo, sviluppo del territorio senza penalizzare diciamo, i privati. Ovviamente al di là dell'aspetto sanitario che è piuttosto discusso, un elettrodotto aereo crea disagio alle proprietà e soprattutto imposto così dall'alto lascia piuttosto perplesso. Io non posso, ripeto, siamo d'accordo su questa, sia sulla la delibera sia sull'emendamento, augurandoci che presto si possa dire il problema si ripone in termini corretti e appropriati, perché questo vorrebbe dire che abbiamo risolto, cosa molto difficile, i nostri problemi economici. Grazie consigliere Magagnini. Quindi non ci sono altre prenotazioni, quindi dichiariamo chiusa la fase anche delle dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione. Votazione aperta. Quindi il testo proposto dalla Giunta così autoemendato, o meglio accogliendo l'emendamento proposto dalla Commissione Ambiente. No, non ci sono. No, no, votazione aperta. Massimo. Non dà ancora? No, ancora no. Ecco. Sì. Gianangeli. Garofoli. No, Gianangeli e Garofoli. Gianangeli sempre manca. Se no facciamo dichiarare. Facciamo dichiarare se no voto a microfono. Se si prenota. Voto sì. Hai venuto poi. Quindi i presenti mi danno 18 però, 19, ah ok, chiedo scusa. Allora comunico l'esito della votazione, i presenti sono 19 consiglieri, 19 consiglieri, i voti favorevoli sono 19, nessun contrario, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva. Adesso passiamo alla votazione per l'immediata esecutività, se il consigliere Gianangeli rimane prima solo per l'immediata esecutività, così... Votazione aperta. E poi tocca a questa qui, puoi prendere il foglietto, le dichiarazioni. Garofoli. C'è davanti forse Cesare. Ecco, a posto, a posto. Comunico l'esito della votazione, presenti 19 consiglieri, favorevoli 19, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Adesso il 18. Passiamo ora alla, prima di trattare la pratica 18, riprendiamo un attimo la parte relativa alle comunicazioni del sindaco che erano saltate in qualche modo per l'assenza del sindaco stesso stamattina. Quindi parola al sindaco. Due parole solo. Intanto per giustificare la mia assenza, l'assenza di stamattina che è dovuta a un evento per me straordinario per la città di Jesi, perché il presidente del CONI
per la prima volta ha fatto visita a Iesi, è venuto in quello che può essere considerato un tempio dello sport iesino e nazionale, al Palaschermo. Si è impegnato e spero che manterrà l'impegno a assisterci nel prossimo anno, per quando verremo, otterremo il riconoscimento di Iesi Città Europea dello Sport. No, io vorrei solo aggiungere due questioni oggi, molto velocemente. La prima è un appello che faccio a tutti i consiglieri e ai cittadini di Iesi per aiutare Alessia Polita. Ho parlato con la famiglia, hanno bisogno di un sostegno economico, hanno costituito una onlus ed è possibile aiutarli attraverso dei versamenti che possono essere fatti sul conto corrente di questa onlus. Ha veramente bisogno di aiuto, di un aiuto economico importante, dunque io sensibilizzo tutti su questo fatto. E poi mi chiedevano alcune associazioni che svolgono attività a favore dei disabili di essere presente. Io lo farò e invito tutti. Sabato 29 giugno alle ore 9.30 c'è la partenza dall'ostello Villa Borgognoni. Si fa un giro per la città andando purtroppo a verificare quelli che sono gli ostacoli che queste persone purtroppo incontrano quando girano con la carrozzella la città. Ci hanno invitato, mi hanno detto di invitare tutti i consiglieri comunali, io lo faccio molto volentieri, ripeto, sabato 29 giugno, ore 9.30, Villa Borgognoni. Fatto, Presidente. Quale? Ah sì, chiedo scusa, quello me l'ho dimenticato perché non c'avevo l'appunto. Solo per dire che ho formalizzato due cose allora devo dire legato a attività di tipo amministrativo. Intanto che ho formalizzato la delega al consigliere Torri, che adesso non c'è, legata ad alcune attività che vengono svolte dai servizi sociali ed educativi. L'altra è che, non ricordo la data, comunque la scorsa settimana è stato rinnovato il consiglio di amministrazione del progetto Iesi, è stato confermato un vecchio amministratore per dare una continuità e sarà il presidente che è l'architetto Zagaglia, più ci sono due dipendenti del comune, Orietta Bolognini, che è un po' la memoria storica della progetto Iesi, sarà amministratore, e Mauro Torelli sarà amministratore, consigliere di amministrazione. Dunque ecco, questo per vostra informazione. Grazie, signor Sindaco. Sulle comunicazioni ci possono essere interventi da parte dei gruppi consiliari. Un solo consigliere. Consigliere Marasca, facoltà. Sì, Presidente, ma innanzitutto io vorrei veramente mandare tutta la solidarietà possibile a una ragazza della mia età che purtroppo ha subito quell'incidente clamoroso e che ci ha lasciato un po' tutti interdetti, e quindi Alessia Polita. Cercheremo in qualche maniera di fare la nostra parte anche per sensibilizzare, se è necessario, come diceva il Sindaco, un sostegno dal punto di vista economico, noi non ci tiriamo assolutamente indietro. Vista l'età è sicuramente un evento che ci tocca profondamente. A una ragazza che comunque anche per meriti sportivi ha rappresentato la città su palcoscenici non solo nazionali ma anche europei. Disponibile. Esatto, per quanto riguarda poi l'invito del Sindaco e dell'Associazione, io parteciperò all'ostello Borgognoni, spero che lo facciano anche i miei colleghi, perché comunque è anche in memoria di un'altra donna che su queste cose si è battuta in maniera profonda, che è Daniela Cesarini. Io credo che anche da questo punto di vista vada mostrata la massima sensibilità per questi temi sociali che appunto colpiscono una parte importante della nostra popolazione, che è appunto la disabilità. Poi per quanto riguarda, e colgo anche con favore la scelta degli Iesi Città Europea dello Sport, e sono convinto che se il Sindaco ha potuto accompagnare il Presidente del CONI all'interno del nostro Tempio della Scherma sia merito anche delle amministrazioni che si sono precedute,
senza creare la solita polemica collegata al consigliere Cingolani che avrebbe voluto vendere quel palazzetto alla scherma, non la tocco nemmeno, mi limito semplicemente a dire i forti investimenti che le amministrazioni hanno fatto, anche sacrifici, per tenere quel tempio, e accolgo anche con favore l'amministrazione i lavori che farà per adeguarla e migliorarne sicuramente la funzionalità. Facciamo i nostri migliori auguri, non c'è, ma li facciamo comunque, al consigliere delegato Torri per le deleghe che il sindaco gli ha attribuito, e un buon lavoro anche ai nuovi amministratori della Progetto Iesi, che speriamo appunto possano in qualche maniera appunto gestire in maniera efficiente e funzionare la Progetto Iesi, che è una società strategica importante sul quale il Consiglio Comunale comunque dovrà, anzi invito il sindaco a fare in modo che i nuovi amministratori, in particolare i presidenti che hanno la rappresentanza di queste società, possano venire a relazionare in Consiglio Comunale sull'attività e sugli obiettivi che in qualche maniera ha comunicato la stessa amministrazione comunale. Grazie consigliere Marasca, non ci sono altri interventi, quindi chiudiamo la fase delle comunicazioni del sindaco, riprendiamo con la trattazione delle pratiche ordinarie. Adesso è la volta del punto 18 all'ordine del giorno, il regolamento delle attività temporanee e cantieri edili in relazione all'impiego di impianti o macchinari rumorosi, modifiche relative. Presenta la pratica l'ingegner Calcagni. Allora, la pratica riguarda una piccola modifica al regolamento delle attività temporanee che sostanzialmente era stato adottato nell'ambito del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Le modifiche riguardano alcuni refusi che sono stati rintracciati nel testo a seguito di alcuni approfondimenti e in più l'applicazione di alcuni limiti temporali. Questo perché il regolamento aveva individuato delle aree destinate ad attività temporanee ben precise, per le quali vengono sostanzialmente definiti dei limiti di orario e dei limiti acustici di immissione, in deroga all'orario di svolgimento e ai limiti acustici della zonizzazione del territorio comunale. Stessi limiti acustici venivano poi definiti per altre zone della città, in cui però credo per una svista nella stesura del regolamento non venivano invece fissati dei limiti orari. Questo sostanzialmente permetteva di fatto che lo svolgimento delle manifestazioni durante l'anno, per quanto temporaneo, potessero svolgersi in alcune zone della città senza un preciso limite temporale. Per cui per questo tipo di zone è stato fissato come orario le ore 24, sostanzialmente in linea con le zone invece individuate sul territorio, sempre nella zonizzazione acustica. Grazie. Grazie ingegnere. Aperta la discussione, potete intervenire. La consigliera Mancia, facoltà. Grazie. Dunque, volevamo proporre un paio di modifiche. All'articolo 7, pagina 17, seconda riga e undicesima riga, sostituire i 30 giorni con 10, perché allora, per fare una manifestazione, no, occorre presentare la scia, giusto? E per la scia basta una settimana, però bisogna anche presentare una relazione di impatto acustico, sull'impatto acustico 30 giorni prima. Ci sembra un po', cioè un conflitto, un'incongruenza. La seconda proposta di modifica
Dopo la parola integrata o prima, insomma, da una relazione, siamo a metà pagina, siccome la relazione è a pagina 17, dodicesima riga, prima di da una relazione, premetto, cioè la relazione mi risulta abbastanza costosa, se l'evento è grande ci può anche stare, ma se sono piccoli eventi è più la spesa che come si dice? Più l'impresa che la spesa, no, più la spesa che l'impresa. Beh, vabbè, comunque avete capito. E, quindi aggiungere nel caso in cui il superamento sia oltre il 30% dei limiti. Nel caso in cui il superamento pagina 17, metà pagina. Sì. Se lei può formalizzare gli emendamenti proposti, perché se no diventa un po' difficile seguirla. Sì. Articolo 7. Lo metto qua. Allora, intanto mentre la consigliera Mancia, poi ovviamente le ridarò la parola, però approfitto della prenotazione del consigliere Catani, si è prenotato e le do la parola. Grazie Presidente, un chiarimento, solo un chiarimento, perché anche qui c'è il problema di 30 giorni, per quanto riguarda le deroghe, stiamo parlando di eventuali deroghe e attività temporanee, 30 giorni, sto parlando qui, richieste di deroghe dovrebbe essere questa, adesso un chiarimento più che altro all'ingegnere. Pagina 11, la richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo, eventuale deroga evidentemente sugli orari, penso che stiamo parlando di orari. Poi ci si riferisce secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Nel regolamento, a pagina 17, tabella 2, seconda riga, apposita domanda di deroga almeno 30 giorni prima all'inizio dell'attività. Penso sia lo stesso problema, cioè se c'è una richiesta di deroga, i 30 giorni penso siano eccessivi, cioè forse potremmo rientrare sullo stesso discorso, quindi ridurlo a, non so, la Mancia ne parlava 10 giorni, insomma, penso che potrebbe essere ritaccata anche questo, perché 30 giorni la deroga, insomma. Perché qui si parla di congruo e poi si riferisce al regolamento e si parla di 30, no? Giusto, ingegnere? Pare. Se possiamo limitare forse è meglio, perché sennò andiamo a fare un po' di contrasto con la precedente normativa. Quindi anche su questo c'è evidentemente da fare probabilmente un piccolo ritocco. Allora l'emendamento potrebbe essere comune, diciamo così. Marina. Però chiedo all'ingegnere se quello che abbiamo visto sulle deroghe sostituire 30 giorni oppure ho letto male, perché qui cioè, potrebbe essere sfuggito in commissione questo aspetto. Quindi pagina 11,
grosso modo metà pagina, richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Poi richiama la pagina 17, le prime due righe si parla, deve essere inoltrato all'ufficio ambiente apposita domanda in deroga almeno 30 giorni prima. Se è ritoccabile questo, anche la deroga 30 giorni prima, quindi pare che potrebbe... Cioè, Allora, grazie, finito? Grazie consigliere Catani, consigliere Filonzi. Io mi scuso innanzitutto perché non sono riuscito a intervenire in commissione. La domanda era questa, cioè i 30 giorni che sono posti qui, sono 30 giorni di necessità tecnica o sono derogabili dagli uffici? Perché la questione poi è questa, se servono realmente 30 giorni difficilmente è derogabile anche la richiesta, insomma. Ingegner Calcagni. Allora, parlando col segretario anche, si dice che 30 giorni sostanzialmente sono per legge, per istruire la pratica. In effetti l'autocertificazione sostanzialmente una volta avvenuta, a meno che non richieda dei particolari approfondimenti, diciamo non ha bisogno di lavoro dietro. Però ovviamente se qualora noi avessimo dei dubbi sul fatto che effettivamente quel dato evento in quella data zona possa o meno rispettare i limiti derogati per quella zona, non abbiamo poi più i tempi tecnici per fare le verifiche. Quindi sostanzialmente c'è anche un altro fatto, la programmazione di questi eventi, perché noi con l'ARPAM svolgiamo sul territorio anche un'azione di controllo. Avendo la programmazione degli eventi con un congruo anticipo, possiamo anche organizzarci con l'ARPAM per fare le verifiche, altrimenti le autocertificazioni poi, voglio dire, avrebbero poco senso, no? Se poi non attuiamo i controlli. Con l'occasione il chiarimento sul secondo, invece sulla la seconda parte dell'emendamento. Allora, per quanto riguarda la relazione integrata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica, questa però è richiesta per legge nei casi di deroga sia agli orari che ai limiti acustici, per cui non è che possiamo prevedere se i superamenti siano oltre il 30%. Poi non potremmo nemmeno essere, cioè è la relazione acustica che ci dice quanto sarebbero i superamenti oltre i limiti acustici da derogare. Quindi ingegnere, chiedo scusa, sostanzialmente sulla proposta degli emendamenti ci sarebbe un parere contrario dell'ufficio, ho capito male? Catani, ma è uguale a quello proposto dalla consigliera Mancia? Sempre sui 30 giorni. Sempre sui 30 giorni, perché se è analogo c'è il parere contrario dell'ufficio, se è analogo. Se c'è la contrarietà dell'ufficio, quindi lo può presentare, ma
Allora, no. No, se lei lo può presentare, ma se l'emendamento sostanzialmente è analogo a quello della consigliera Mancia, già abbiamo il parere dell'ufficio che dice sostanzialmente c'è una non condivisione. Questo. Allora, se non c'è l'emendamento, procediamo con, grazie ingegnere, con la discussione. Non ci sono interventi, quindi chiusa questa fase, aperta quella delle dichiarazioni di voto. Non ci sono, no, adesso mettiamo poi a voti l'emendamento, se l'emendamento non viene ritirato lo mettiamo ai voti. Dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, interventi per dichiarazioni di voto. Consigliere Marasca, chiedo scusa. Ma l'emendamento non è stato accettato? L'emendamento, chi l'ha presentato? Perché ha i voti. Prima l'emendamento e poi la delibera. Ok, quindi adesso si vota l'emendamento. Ah, c'è la discussione. Quindi non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in... Chiedo scusa, allora c'è Marasca. Noi votiamo contro l'emendamento e a favore della delibera. Ovviamente se venisse accolto l'emendamento ci riserviamo di fare diversamente. Ma l'emendamento non è stato solito. No, c'è un parere contrario, però non in teoria. Allora, non ci sono altre prenotazioni, quindi mettiamo in votazione l'emendamento proposto dalla consigliera Mancia. È un emendamento che se non lo ritira lo mettiamo in votazione. Se la consigliera Mancia lo ritira l'emendamento, se non lo ritira lo mettiamo in votazione. Ma, allora, se l'ufficio risponde che per legge deve essere così, io lo ritiro, ma mi riservo di votare, di astenermi per la votazione successiva. Ok, quindi lei ritira l'emendamento proposto che non viene messo in votazione e mettiamo in votazione invece la pratica, l'articolo 18 nel suo complesso e il regolamento nella sua stesura come sottopostaci. Quindi mettiamo in votazione la pratica 18. Abbiamo superato gli emendamenti. Si vota sulla pratica 18. Votazione aperta. Marasca, D'Onofrio, Garofoli, Catania e Marasca. Consigliere Marasca. Giudice Borrelli. Comunico l'esito della votazione, presenti sono 19 consiglieri, favorevoli 18, un astenuto, consigliera Mancia. Il Consiglio Comunale approva, adesso votiamo nuovamente per l'immediata esecutività della delibera, votazione aperta. Spaccia. Catani, Garofoli.
Consigliera Garofoli ancora, se no lo dichiara, se si prenota, così le faccio esprimere il voto al microfono. Consigliera Garofoli. Il mio voto è sì. Allora, comunico l'esito della votazione. Presenti sono 19 consiglieri, favorevoli sono 18, un astenuto, la consigliera Mancia, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla votazione, alla trattazione della pratica numero 20. È la convenzione fra la Regione Marche, la Provincia di Ancona, Comune di Jesi, WWF Italia, Ollus, per la gestione della riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca, periodo 2013-2015, approvazione schema di convenzione. Illustra la pratica l'assessore Napolitano. A facoltà, assessore. Dunque, a dicembre del 2012 è scaduta la gestione per la riserva naturale di Ripa Bianca e pertanto la Regione Marche ha indetto una procedura di gara per individuare il soggetto gestore. Quindi con decreto proprio del PF Sistema Aree Protette della Regione, il 29 gennaio è stato individuato quale soggetto vincitore del bando che la Regione aveva indetto, il WWF Italia Onlus. E la Regione ci ha comunicato il decreto. Successivamente, all'inizio di aprile del 2013, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione appunto per affidare la gestione della riserva naturale di Ripa Bianca al soggetto che ha vinto il bando, quindi il WWF Italia. Questa convenzione è stata trasmessa anche al Comune di Jesi, in quanto la Regione ha proposto di firmare la convenzione per la gestione anche al Comune e alla Provincia, appunto insieme al WWF Italia. L'amministrazione quindi, come dicevo stamattina, si stava già procedendo per cercare delle soluzioni, per mettere in campo delle iniziative, degli interventi per risolvere il grave problema idraulico di rischio, diciamo idrogeologico, che minacciava proprio la riserva regionale, così come ci aveva segnalato lo stesso gestore e come è noto a tutti. Avevamo già incaricato due consulenti che ci fornissero le indicazioni sul come procedere, quindi sulle possibili soluzioni per risolvere questo problema, viste anche, diciamo, analizzate anche dal punto di vista dei costi e dei benefici che le possibili soluzioni potevano fornire all'amministrazione. Pertanto abbiamo coinvolto appunto nella risoluzione di questa problematica sia il soggetto gestore che la Regione che la Provincia, per cui ci sono stati incontri, tavoli tecnici proprio per trovare un accordo su queste possibili soluzioni che i consulenti via via ci venivano indicando. E siamo giunti quindi a un certo punto all'individuazione di un progetto possibile, di un programma più che un progetto di interventi da realizzare, quindi poi da approfondire con successiva progettazione esecutiva. Nel frattempo quindi la Regione ci sollecitava alla firma della convenzione e pertanto il Comune ha risposto con una nota scritta e ha chiesto proprio un incontro all'ufficio regionale che si occupa appunto di affidare l'incarico di gestione. Durante l'incontro sono state condivise le problematiche e quindi è stato da parte della Regione ci è stato dato il supporto, diciamo, possibile.
appunto nell'ottica di cercare e trovare insieme, in accordo, ecco, tra tutti gli enti, questa possibile soluzione, questo programma di interventi da condividere con tutti. Il Comune di Jesi quindi ha proposto alla Regione Marche, alla provincia di Ancona, al soggetto gestore, di integrare lo schema di convenzione con una serie di emendamenti che non credo vi siano stati distribuiti adesso. No, ve l'hanno distribuito? Ecco, sì, grazie. Perché io non li trovavo. E adesso ecco, vi spiego di che si tratta. Allora, all'articolo 6, dove si parla proprio della gestione della riserva, noi proponiamo di aggiungere il seguente comma. Allora, devo trovare il punto. Dopo le parole nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, si aggiunge: conformemente alle indicazioni e alle osservazioni fatte dal tavolo tecnico in sede di monitoraggio dello stato dell'alveo fluviale, vedi successivo articolo 11, e comunque segnalando doverosamente alle autorità competenti, se necessario stimolandone interventi ed azioni concrete, le problematiche che si manifesteranno nel tempo, nell'ottica di una reciproca e fattiva collaborazione fra enti e con il soggetto gestore e la società delegata. Poi proponiamo l'inserimento di un articolo che non c'è sullo schema di convenzione, l'articolo 11, dove si definiscono i compiti del tavolo tecnico. Il tavolo tecnico esiste già di fatto, istituito proprio con delibera di Consiglio regionale numero 85, e alle funzioni di questo tavolo si aggiunge anche questa che propone il Comune, e cioè nell'ambito delle competenze già assegnate al tavolo tecnico della Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca, come l'articolo 3 istitutivo, eccetera, si specifica che in un'ottica di programmazione di lungo periodo lo stesso tavolo tecnico dovrà esprimersi in ordine al monitoraggio dello stato dell'alveo fluviale e delle fasce golenali, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse alla presenza di alcune strutture ed opere idrauliche e alla tutela dei valori naturalistici dell'area. In particolare dovrà verificare che il progetto condiviso dal Comune di Jesi, dalla provincia di Ancona e dallo stesso ente gestore della riserva naturale, finalizzato all'individuazione delle modalità e dei tempi di intervento necessari per la mitigazione della pericolosità idraulica e contestualmente per la tutela del sito di cui alla rete europea Natura 2000, venga regolarmente attuato. E alla fine aggiungiamo nelle disposizioni finali: le parti concordano che sia necessario, al fine di salvaguardare il patrimonio naturalistico della riserva, mettere in atto interventi di riduzione dei rischi idrogeologici presenti nelle aree. Ecco, queste sono le modifiche che il Comune propone. Queste modifiche sono state concordate sia con la Regione Marche che con la provincia di Ancona e con il soggetto gestore, appunto il WWF, per cui noi riteniamo che, che questo percorso, ecco, oggi sia arrivato alla conclusione. Naturalmente diamo per questi concetti si basano sul fatto che noi comunque consideriamo ormai gli interventi da realizzare sul fiume in pratica condivisi con gli altri enti e quindi praticamente realizzabili una volta che sarà pronto il progetto esecutivo. Grazie Assessore Napolitano. Quindi, tanto per chiarire, rispetto alla bozza di delibera che ci è stata distribuita, che è punto 20, dove si faceva riferimento, e c'era al secondo foglio della delibera, il punto, la modifica all'articolo 6, ora l'articolo 6 viene leggermente modificato così come da proposta, e dove si leggeva sempre a pagina 2 l'introduzione dell'articolo 10 bis, in realtà diventa un articolo 11 così modificato, e ci sono in più un ultimo articolo, diciamo così, delle disposizioni finali. Fermo tutto il resto. Questo per chiarezza.
Allora, consigliere Olivi, a facoltà. Grazie Presidente. Solo due considerazioni e una riflessione, e la ringrazio per la sua puntualizzazione, perché effettivamente leggendo il corpo della delibera, se è vero come è vero che in commissione, perché noi l'abbiamo approfondita in commissione ambiente e in commissione 3, l'assessore Napolitano ci aveva anticipato che la delibera che comprende un articolo 10 bis sarebbe stata poi modificata in funzione di un incontro. Noto con piacere che c'è stata fatta, è stato anche cambiato quello che a qualche giorno fa sembrava che non si cambiasse, cioè il discorso dell'articolo 6. Nei fatti, a quel comitato tecnico, il corpo riportato nella delibera sembrava la discussione consiliare, avevo fatto questo quesito, che allo stesso tavolo tecnico appunto venissero affidati non tanto e non solo degli compiti di consultivi, ma anche di indirizzo, mentre questa integrazione che oggi viene fatta, questa nuova formula, sicuramente toglie l'equivoco del deliberato e ritorna in un alveo sicuramente più vicino a quello che era il deliberato della originaria convenzione del Consiglio regionale. Resta però il fatto che mi sarei aspettato dall'assessore anche un chiarimento, perché questo l'avevamo chiesto in commissione, sul discorso della immediata esecutività della gestione. In altri termini, questo percorso che vede l'amministrazione lavorare, mi passi questo termine, con un metodo in serie, gestione del fiume e gestione della riserva, per una logica naturalità fra i due temi, che io in commissione avevo detto avrei preferito una gestione in parallelo anziché in serie, ma questi sono punti di vista differenti e comunque rimangono, alla luce anche di quello che ho letto stamattina sulla stampa, portato a una situazione su cui vorrei delle spiegazioni. In altri termini, andando a vedere anche degli atti che ho avuto modo di prendere con l'accesso dall'amministrazione, la procedura è un po' più articolata di quella che ci ha raccontato l'assessore. Che cosa intendo? Che sì, è vero che c'è stato il bando, sì, è vero che c'è stata il confronto con la Regione, ma in data a marzo la Regione scrive al Comune l'11 marzo dicendo: noi vorremmo delle risposte perché ci sono state, recito esclusivamente, una serie di contatti informali, a tutt'oggi non abbiamo niente e quindi noi dobbiamo comunque addivenire a questa firma perché il 31 marzo scade quella proroga che noi abbiamo dato. E con questa nota, tra parentesi, ci dice: siccome non sono arrivate vostre indicazioni, comunque la Giunta ha deliberato un corpo di convenzione fatto proprio, la Giunta intendo quella regionale, visto che non ci sono state vostre indicazioni, per cui che cosa fate? Il sindaco risponde a fine maggio dicendo: noi abbiamo quest'idea, abbiamo questo percorso che vorremmo seguire. Ad oggi, tolto la questione dell'equivoco sul comitato tecnico, perché questa nuova formula è più vicina, al mio avviso, a quello originale, però c'è questo comunicato del WWF che dice: avendo io firmato, se ho letto bene, se ho ben capito le parole che c'era oggi sul Resto del Carlino, avendo io firmato comunque quella convenzione che mi ha sottoposto ad aprile, presumo, comunque la convenzione quella venuta al Comune di Jesi, dalla Regione, tutte le varie integrazioni, tutti i vari cambiamenti, io l'avrei preferito leggerli e saperli prima, se ho ben letto. Perché da queste parole c'è qualcosa che non torna fra questo comunicato stampa e le ultime osservazioni dell'assessore, che dice: l'abbiamo concordate con Comune, Provincia, Regione, WWF, ma leggere la stampa così non sembrerebbe. La mia preoccupazione, al di là di questo balletto, se è vero o non è vero, è che comunque dal 1 luglio, com'è nell'intenzione anche dell'amministrazione, perché il centro ambiente è stato prorogato fino a giugno, se effettivamente voi pensate che con la delibera di oggi, l'ho detto anche nell'interrogazione, si chiuda questa partita con questo discorso in cui anche il fiume entra all'interno di una lettura
della gestione della riserva, ciascuno per le proprie peculiarità, oppure ci sia quel pericolo che a leggere i giornali oggi sembra che dal 1 luglio la gestione della riserva viene fatta non tanto e non solo in questioni amministrative, bando, gestioni, confronto con convenzione fra enti, ma quell'articolo recita in maniera volontaria. Perché su ste cose, torno a ripetere, si è perso, se così fosse, tempo, perché comunque le date sono quelle che oggettivamente risultano dagli atti. Ora, fatto salvo questo, torno a ripetere, l'ho detto anche in commissione, il fatto a cui tendo e tendiamo è quello della firma della convenzione per iniziare la gestione. Ci si inserisce pure il fiume, se non ci sono problemi ci mancherebbe, perché è un tema importante da portare avanti. Ma questo modo di lavorare ha comportato questo rischio a leggere i giornali. È un rischio che non c'è, perché l'assessore dice comunque noi abbiamo concordato tutto anche col WWF, oppure a leggere il giornale questo rischio c'è? Punto. Torno a ripetere. Questo è un quesito che anche con soddisfazione vedo che anche il corpo 6 è stato cambiato dopo la discussione in commissione, ne do atto. E quindi solo questo è il quesito, perché non mi convince questa procedura, sentendo quello che diceva l'assessore. Grazie consigliere Olivi. Il sindaco. Sì, provo a risponderle, spero in maniera esaustiva. La storia del fiume Sino che attraversa l'oasi di Ripa Bianca, credo che lei la conosca probabilmente meglio di me, è una storia che parte ci ha avuto più tempo per approfondirla, diciamo così. Sono circa 13 anni, no? Che ci sono dei fondi per fare degli interventi anche in quel tratto di fiume. Non me ne va di rinvangare il passato e quello che è successo. Fatto sta che e poi ci sono i documenti che lo dimostrano, anche per un'opposizione ferma del WWF Italia, di fatto per 13 anni gli interventi sul fiume Sino, diciamo 12 anni, cercavo di spiegare poi perché si è giunti a, e perché c'è stato anche un rallentamento. Si è arrivati poi a una lettera fatta dal WWF nel novembre del 2012, dove si lanciava una sorta di allarme fortissimo, perché come sapete il fiume addirittura aveva cambiato il proprio corso, c'era il rischio di pesanti allagamenti, e poi dei tecnici ci hanno detto che una piena importante e consistente avrebbe di fatto portato via lo stesso ponte della superstrada, e chissà, l'oasi di Ripa Bianca sarebbe probabilmente scomparsa con le abitazioni e tutto quello che c'era vicino. E avevamo notato che c'erano due posizioni contrapposte molto forti, e due attori, l'autorità idraulica che spingeva fortemente per mettere in sicurezza il fiume, e il WWF per proprie ragioni che non era molto in linea con l'autorità idraulica, e in più c'era l'Enel che attendeva di poter intervenire per riattivare la briglia che c'è lì in quel tratto. Fra virgolette dico, fortuna ha voluto che la convenzione era in scadenza, sia la convenzione fra Comune e WWF che la convenzione fra Regione e WWF, che poi è diventato l'assegnatario. Tra l'altro mi dicono che ha partecipato solo il WWF Italia alla gara, e di fatto è diventato l'assegnatario e il gestore dei prossimi credo 3 anni. Il Comune ha voluto fare la sua parte tenendo l'equilibrio, nel senso che ha voluto di fatto e vuole e ha cercato di risolvere una volta per tutte le questioni legate alla sicurezza, contestualmente salvaguardando l'Oasi, che è una realtà importante, un patrimonio importantissimo per questa realtà territoriale. Dunque ha cercato di trovare un equilibrio fra le posizioni dell'autorità idraulica e le posizioni del WWF. Tant'è che abbiamo iniziato un percorso comune, sono stati fatti più incontri, se non sbaglio io non ho partecipato, però è stato fatto un incontro anche in Commissione Ambiente,
e stiamo arrivando in maniera faticosa alla redazione di un progetto preliminare che da quello che so vede in linea di massima tutti d'accordo. Che cosa è successo? Che si era ritenuto opportuno sottoscrivere la convenzione, le due convenzioni, con l'accordo complessivo anche su come doveva essere poi gestito il tratto di fiume che attraversa l'Oasi. Eravamo d'accordo su tutto, purtroppo i tempi sono slittati anche per problemi dei due professionisti incaricati e di fatto si sono dilatati. Io oggi sono rimasto sinceramente male ho letto anch'io, era un comunicato di ieri. Io continuo a ritenere che sarebbe opportuno, una volta sottoscritta quella convenzione, sottoscrivere la convenzione fra noi e il WWF, eventualmente, se non ci sono i tempi, magari prorogarla di un mese, adesso trovare la formula tecnica per ovviamente fare in modo che loro possano continuare nel servizio, che tra l'altro considero importantissimo, dunque non è che sminuisco e non do valore a quello che fanno. E nel frattempo mi auguro e auspico veramente che si arrivi alla conclusione di quell'iter che abbiamo avviato ormai da mesi con la condivisione e la sottoscrizione di quel progetto preliminare che veda tutti concordi nella tipologia di interventi da fare per chiudere definitivamente questa problematica. Io credo che se arriviamo a questo ne è valsa la pena, perché abbiamo risolto un problema che si trascinava da anni, cercando di trovare un equilibrio fra quella che è la sicurezza e quella che è la salvaguardia dell'Oasi, e dunque di lasciare un patrimonio importantissimo alla collettività e a questo territorio. Questi sono i motivi per cui ci siamo un po' allungati nei tempi. Grazie signor Sindaco, non ci sono altri interventi né prenotazioni, quindi dichiariamo chiusa la discussione, aperta la fase delle dichiarazioni di voto, se ci sono. Consigliere Olivi, la facoltà. Le parole del Sindaco mi hanno e ci hanno molto rassicurato, condividiamo gli obiettivi del Sindaco. E le finalità delle sue osservazioni. Rimaniamo ancora perplessi e non condividiamo il metodo, per cui il nostro è un voto di astensione, perché le parole del Sindaco comunque ci garantiscono e diciamo siamo d'accordo sui suoi obiettivi, ma non ci convince il metodo utilizzato, per cui l'astensione è il nostro voto. Grazie consigliere Olivi. Consigliere Magagnini, la facoltà. Il gruppo Iesiamo è favorevole ovviamente all'approvazione di questa convenzione, che diventa diciamo più ricca, più idonea con l'introduzione della problematica del fiume, cioè ci si istituiscono dei controlli nel modo corretto, perché l'articolo 6, come diceva giustamente Olivi, ora mi sembra formulato in termini molto corretti. Quello che era presente in commissione mi sembrava leggermente, diciamo, al di là di quelle che erano le funzioni del comitato tecnico. Noi gli si dava una funzione ispettiva, cosa che invece era soltanto consultiva. L'articolo 11 evidentemente completa il discorso, e visto quello che è successo negli anni, siamo arrivati anche al rischio che il fiume, abbandonando il suo alveo, mettesse in pericolo anche la superstrada, il fatto che nella convenzione ci sia inserito un controllo del fiume rende e evita, a mio giudizio, futuri pericoli, perché il fiume è sempre una bestia molto feroce. Nel mio mestiere si dice che la bestia più feroce è l'acqua, che passa dappertutto e riesce a risolvere tutti i problemi, in particolare l'acqua dei fiumi. Quindi è un aspetto migliorativo rispetto alla precedente convenzione, quindi ci trova del tutto favorevoli. Grazie. Grazie consigliere Magagnini. Consigliere Punzo, a facoltà. Il nostro gruppo voterà a favore, soprattutto per un motivo. Finalmente ci sta una fotografia iniziale che deve essere monitorata istituzionalmente, il che impedisce sia fughe in avanti sia fughe in indietro, e
non dovrebbe più accadere quello che è accaduto in questa fattispecie, cioè che questa faccenda è durata molto tempo nello stato in cui è ora, si sono dovute fare delle cose, tra virgolette, eccezionali per poterla riportare a una gestione corretta, e quindi ha portato, fatemi dire, a normalità la gestione di questa vicenda. Ne siamo lieti e quindi voteremo a favore. Grazie consigliere Punzo. Consigliera Mancia, a facoltà. Sì, a noi il testo sembra votabile, è votabile, la questione è andata troppo per le lunghe, quindi voto favorevole. Grazie consigliera Mancia, non ci sono altre prenotazioni, quindi sì, chiedo scusa, consigliere Rossetti, Giorgio. Ma brevissimamente, anche noi per confermare la disponibilità a votare questa, esprimere voto favorevole. Grazie consigliere Rossetti, quindi chiuse adesso gli interventi per le dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione il testo della convenzione così modificato, in qualche modo autoemendato dalla stessa giunta, nel testo che vi è stato così sottoposto, e faccio particolare riferimento alla pagina 2 del testo con le modifiche che fanno parte di quell'allegato che è stato distribuito a tutti i consiglieri. Quindi votazione aperta sulla pratica numero 20, la convenzione fra Regione Marche, Provincia d'Ancona, Comune di Jesi e WWF per la gestione dell'oasi Ripa Bianca. Votazione aperta. Sì, ecco. Allora, comunico l'esito della votazione. I presenti sono 18 consiglieri, favorevoli sono 16, gli astenuti 2, sono i consiglieri Olivi e Francesco Rossetti, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla votazione per l'immediata esecutività della delibera. Votazione aperta. Santinelli, Garofoli. Santinelli ancora. Garofoli. Posto. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 18 consiglieri, favorevoli 16, gli astenuti 2, i consiglieri Olivi e Francesco Rossetti, nessun contrario. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Passiamo ora alla pratica numero 21. È l'approvazione della convenzione fra il Comune di Jesi e la Provincia di Ancona per la prosecuzione delle attività del Polo Bibliotecario Provinciale SBN e dei servizi connessi. Illustra la pratica l'assessore Butini, a facoltà. Grazie Presidente. Da oltre 20 anni, da 23 anni per l'esattezza, la Biblioteca Planettiana svolge anche il ruolo di nodo di una rete informatica definita SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale, nodo al di sotto del quale gravitano 72 biblioteche della provincia di Ancona, cioè svolge il ruolo di polo bibliotecario provinciale. La gestione di questa funzione è regolata da una convenzione tra la provincia e il comune di Jesi, convenzione che è scaduta il 31 marzo scorso, è stata prorogata dal comune di Jesi con un decreto dirigenziale fino al 30 di giugno. In questa finestra la provincia, il 17 di maggio, il commissario straordinario della provincia ha approvato il finanziamento per la prosecuzione del contratto, per cui oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la convenzione che regola la prosecuzione dell'attività di polo fino al 31 dicembre prossimo, con possibilità di proroga al 31 marzo del 2014. Quindi si tratta di mantenere un'attività che è riconosciuta importante a livello
nazionale e anche sovranazionale, perché poi i collegamenti informatici viaggiano ovunque, e che vede Iesi protagonista dal 1990, a seguito di un finanziamento importante dell'allora Banca della Banca Popolare di Ancona, che vide lontano e investì una somma significativa per sviluppare quella che allora era ancora un po' in embrione, un'attività informatica legata al mondo delle biblioteche, che poi si è radicata e che probabilmente garantirà degli sviluppi ulteriori anche in futuro. Grazie Assessore Butini. Aperta la discussione. Non ci sono interventi? Sì, consigliere Francesco Rossetti, sì. Facoltà. Grazie. No, ci tenevo a intervenire perché questo è uno degli esempi di eccellenza di questo territorio, e quindi diciamo che favorevolmente abbiamo anche affrontato in commissione l'approccio che il Comune di Iesi ha avuto rispetto a questa pratica, perché appunto è una delle eccellenze che il Comune di Iesi ha costruito negli anni, ovviamente grazie anche al contributo, come si ricordava, della Banca Popolare, ma anche perché il Comune di Iesi, quindi le amministrazioni precedenti, hanno voluto e hanno creduto sin dall'inizio a questo progetto. Come ci ricordava l'assessore, il Comune di Iesi è capofila nella gestione di questo servizio della Banca Nazionale, gestendo circa 72 biblioteche. E io quello che ci auguriamo, ma in qualche modo siamo stati rassicurati anche in commissione, che non solo continui anche in futuro questo tipo di attività. Lì si pone un termine, che è quello del 31 dicembre 2013 ed eventualmente prorogabile al marzo 2014. Io penso e ritengo che in un settore come questo, che è quello della cultura, ma in qualche modo è una cultura anche della gestione dei sistemi culturali che abbiamo, qualsiasi ente locale, pur nella limitatezza delle risorse che ha, si debba impegnare a finanziare queste attività. Ripeto, attività che esistono, come ci ricordava l'assessore, da 20 anni in questo territorio, quindi probabilmente non è da buttare tutto nel cestino, ma ci sono delle attività che sono presenti in questo territorio, che sono state valorizzate nel tempo, quindi ben venga che siano valorizzate ancora. L'unica preoccupazione mia è che ci si ricordava anche in commissione la funzione eventualmente della provincia, qualora le province vengano poi in qualche modo abolite. Io credo che questi capitoli di spesa in qualche modo dovranno andare a qualche ente o sovralocale o comunale, quindi di conseguenza anche le eventuali risorse. L'ultima cosa e concludo veramente, l'altra azione, ma mi sembra che anche questa sia ben inserita all'interno della delibera, è l'azione che in qualche modo il Comune di Iesi dovrà invece mettere in piedi nel coinvolgimento di quelli che venivano chiamati subpoli, quindi Osimo, Fabriano, Senigallia, Ancona. Quello invece è una strada ancora in qualche modo da percorrere, e essendo Iesi capofila, perché viene, ripeto, da un'esperienza lunga, può essere anche l'occasione per coinvolgere le biblioteche che rientrano nei subpoli culturali per questo tipo di attività anche in futuro, e quindi fare di Iesi un comune leader in questo settore. Grazie consigliere Rossetti. Il sindaco. Sì, lo dico anche se sono di parte, ma mi pare corretto che vada detto. La banca, c'era mio padre a quei tempi presidente, ma fu la Banca Popolare d'Ancona con 500 milioni di vecchie lire che diede là a questo progetto, e che credo che fu, e forse la mancanza in questo momento, una delle mancanze vere è il fatto di non avere il supporto dei privati per iniziative di questo genere, perché credo che ci sia il rischio reale di non poter dar continuità a questa attività, perché mancano i fondi. Da quello che ho capito, la provincia li eroga quest'anno e poi di fatto potrebbe non esserci più come ente, dunque non lo so chi sarà in grado
di poter continuare questa attività che tra l'altro ha un'importanza a livello culturale, no, altissima. Assessore Butini. Sì, nulla, non c'è nulla di certo, però è chiaro che la Regione sta valutando e deve, sa di dover valutare la possibilità di passare ad essere il gestore di queste convenzioni. Come ricordava il consigliere Rossetti, alla convenzione, diciamo così, madre che regola l'attività fra la provincia e il comune di Iesi, sono poi da quella discendono delle convenzioni figlie tra il comune di Iesi e tutti i 72 enti periferici che fanno riferimento al comune, ognuno dei quali contribuisce con una quota che alla fine diventa minima per alcune piccole biblioteche a creare questo pacchetto di finanziamento. Da quello che si può dedurre, però ripeto, nulla è certo, dagli incontri che abbiamo avuto con i dirigenti del comune e della provincia, in provincia l'intenzione è direi quasi trasparente da parte della Regione di diventare il gestore di tutto questo, tant'è che alla domanda esplicita del Comune di Iesi di potersi regolare direttamente con i 72 poli, di gestire direttamente le convenzioni, la provincia ha detto in questo momento no, perché non sappiamo cosa avverrà in futuro, quindi possiamo essere fiduciosi che in qualche modo il futuro sia garantito. Grazie, non ci sono altre prenotazioni, quindi chiudiamo la fase della discussione. Dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni, non ci sono dichiarazioni di voto. Sì, consigliere Mancia, la facoltà. Sì, assolutamente d'accordo, voteremo sì, è un'eccellenza, giustamente un'eccellenza iesina, e grazie a Dio non solo sport in questa città, quindi. E vorrei anche ricordare l'altra eccellenza, secondo me, che è la Biblioteca dei Ragazzi, che a quanto mi ricordo è una delle prime nate in Italia, e quindi queste realtà vanno difese veramente con le unghie e con i denti. E direi, come in commissione, vorrei ripetere che forse bisogna moltiplicare gli eventi per far conoscere un po' di più questa realtà, eventi che già sono messi in atto, ma sarebbe bene forse appunto moltiplicarli. Grazie consigliera Mancia. Consigliere Catania, facoltà. Sì, il nostro gruppo voterà a favore, mi riporto a quello che ha detto la Mancia, cioè è un'eccellenza cittadina di cui veramente pochi forse di noi era a conoscenza, come peraltro anche in altre situazioni. Quindi un auspicio, cioè che ci sia una maggiore conoscenza di questa realtà, e quindi che, diciamo, la struttura si faccia conoscere, magari anche con collegamenti con le scuole, che probabilmente è la base di ogni collegamento natura culturale. Quindi voteremo a favore. Grazie consigliere Catani. Chiuse le prenotazioni, non ce ne sono più, chiusa anche la fase delle dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione la delibera, quindi pratica numero 21, l'approvazione della convenzione fra Comune di Iesi e Provincia di Ancona per l'attività del polo bibliotecario provinciale. Votazione aperta. Santinelli, D'Onofrio, Garofoli. Garofoli si è posto. Comunico l'esito. I presenti sono 19, i favorevoli 19, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione anche l'immediata esecutività della delibera. Votazione aperta. Prego rivotare. Francesco Rossetti. E Garofoli ancora. Garofoli. Lo esprime magari al microfono se si prenota.
Il mio voto è sì. Grazie. Comunico l'esito della votazione. Presenti sono 19 consiglieri, favorevoli 19, nessun contrario, nessun astenuto. Quindi Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Passiamo ora alla pratica numero 22. Contratti per la concessione d'uso delle dotazioni per la gestione del servizio idrico nel territorio comunale fra Multiservizi S.p.A. e il Comune di Jesi per l'anno 2011 e per il biennio 2012-2013. Approvazione linee guida. Illustra la pratica la dottoressa Ciattaglia. La facoltà. Buonasera a tutti. Dunque, con legge 18 del giugno del 1998, la Regione Marche istituì gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio idrico integrato. Sapete che gli ATO sono stati istituiti nel rispetto delle unità dei diversi bacini idrografici e con l'obiettivo fondamentale di superare la frammentazione del servizio, fare acquisire al servizio una dimensione tale che ne consentisse una gestione in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Fra gli ATO della Regione Marche, l'ATO 2 è l'ATO Marche Centro Ancona ed è l'ATO nell'ambito del quale si colloca il Comune di Jesi. La prima convenzione fatta, stipulata sulla base dello schema approvato con la legge regionale 18 di cui vi dicevo prima, la prima convenzione del lato 2 è stata sottoscritta nel giugno del 2003. Il servizio in quell'occasione venne concesso a due soggetti, il Gorgovivo Multiservizi S.p.A. e la Cisco Acque S.r.l. Nel 2003 questi due soggetti si sono fusi fra loro e hanno dato vita alla Multiservizi S.p.A. Naturalmente si tratta di società a capitale pubblico perché i soci, gli azionisti della società sono i diversi comuni che sono ricompresi nei confini dell'ambito. Dal 2003 in avanti, quindi avendo a monte la convenzione madre, di concessione del servizio, poi ogni anno è stato approvato un atto integrativo. Un atto integrativo che dettaglia e stabilisce le condizioni di anno in anno. Fra le condizioni naturalmente c'è l'elemento fondamentale, il canone, che è una quota fissa che la Multiservizi deve versare ai vari comuni nella misura di 5,5 euro per ogni utente servito. Quindi che annualmente l'introito che ha il Comune di Jesi costituisce una cifra importante perché si aggira intorno ai 450.000 euro. Dal 2003, questi atti aggiuntivi, questi contratti di servizio annuali, sono stati approvati prima dall'assemblea dei soci e poi che è composta dai vari sindaci e poi ogni comune ha approvato questi atti con delle deliberazioni. Nel 2011 si è determinata un attrito con la Multiservizi su una questione che attiene al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Il decreto legge 507 che istituisce la TOSAP stabilisce due casi di esenzione dal pagamento della TOSAP. In particolare l'articolo 47 esclude dall'applicazione della tassa, vi leggo testualmente, le occupazioni di suolo pubblico connesse con la realizzazione degli innesti e degli allacci agli impianti. Si tratta di quei lavori che consentono appunto il collegamento delle utenze private alla linea generale. L'altro articolo che parla di esenzioni è il 49 e dice: sono esenti dalla tassa le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al comune. Questo naturalmente è il nostro caso, perché nei contratti che noi andiamo oggi ad approvare esiste appunto un articolo che si chiama devoluzione delle opere, che stabilisce appunto la devoluzione delle opere ai comuni alla scadenza della concessione. Allora, l'elemento di contestazione sta in questo, nel fatto che la Multiservizi ritiene di non dover pagare né la occupazione permanente che avviene appunto nel momento in cui vengono realizzati gli impianti, né la occupazione temporanea, che è quella che si determina nel momento in cui vengono installati i cantieri che servono per la realizzazione degli impianti. Che nella discussione di questa questione è passato un po' di tempo, e questo è la motivazione che spiega il perché andiamo oggi ad approvare il contratto del 2011. Sta di fatto che vista la posizione ferma della Multiservizi, si è giunti ad determinazione da parte dell'ente, che da una parte ha necessità di introitare queste somme importanti, dall'altra ha deciso di inserire nella deliberazione che voi trovate qua all'ordine del giorno il riferimento a due articoli del Codice Civile che ci consentono di superare questa impasse. Abbiamo fatto riferimento all'articolo 1339, il quale recita: le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Cosa significa? Significa che nel caso in cui in un contratto comparissero delle clausole che risultino non conformi alle norme vigenti, queste clausole sono automaticamente annullate e sostituite con contenuti conformi. D'altra parte, l'altro articolo che citiamo nella deliberazione, il 1419, sostiene che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Quindi che in questo modo noi siamo in grado di approvare il contratto, fatto salvo la verifica appunto di questa questione connessa al pagamento della TOSAP. Con il segretario generale e il ragioniere capo è stato appunto deciso, fra l'altro, di proporre un quesito all'ANUTEL, che è l'Agenzia Nazionale degli Uffici Tributi degli enti locali, sottoponendo appunto questo tipo di quesito, e cercando appunto di avere poi una interpretazione autentica della questione.
Nel frattempo, ecco, però si è deciso di procedere comunque all'approvazione di questi due contratti annuali che ci consentono di introitare circa 1.200.000 euro. Grazie dottoressa. Aperta la discussione, possono esserci interventi, prenotazioni, non ci sono, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Sì, consigliera Mancia, facoltà. Dichiarazione di voto, quindi. Per dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? No, se voleva fare l'intervento primo. No, faccio tutt'uno. Dichiarazione di voto, bene. Dunque, io penso che mi asterrò, ma... Cioè, io quello che ho capito è che è un modo per, appunto, un modo per avere un introito consistente, insomma, visto che l'IMU è sospeso e questo è un modo per avere un'entrata consistente. Però alla fine, no? Alla fine chi è che paga? Io penso che alla fine paghi sempre il cittadino. Quindi c'è un giro che non riesco a capire, forse sono limitata, anzi sicuramente. Perché tra l'altro la multiservizi, no, è nostra, cioè si può dire così, cioè il comune dovrebbe avere un controllo sulla multiservizi, anzi vorrei chiedere chi è che controlla, c'è un referente dentro questo palazzo che controlla l'operato della multiservizi, è successo in passato, sta succedendo adesso, cioè chi controlla? Questa è una così, insomma, è una mia curiosità. E niente, insomma, e poi se è stato posto un quesito, no? Perché non aspettiamo la risposta prima? È proprio, mi rendo conto che è terra, però mi viene spontanea questa domanda. Grazie consigliera Mancia. Non, sì, consigliere Magagnini a facoltà. Ovviamente siamo favorevoli e rispondo alla considerazione della consigliera Mancia. La cifra del contenzioso, da quanto mi risulta, è circa 11.000-15.000 euro. Quindi ritengo che sarebbe... abbiamo già aspettato anche troppo, credo, 2 anni per riscuotere 100 volte quella cifra. Quindi, oltretutto, ci siamo affidati un parere a un ente di cui, diciamo, facciamo parte, in teoria. Un ente che raccoglie, dà pareri ai comuni, quindi non spendiamo niente per il parere e nel frattempo riscuotiamo la gran parte della cifra che, vista la situazione dell'IMU, è particolarmente interessante in questo momento. Grazie consigliere Magagnini, non ci sono altre prenotazioni, chiusa la fase di dichiarazione di voto, passiamo alla votazione, votazione aperta, pratica 22, contratti per la concessione d'uso delle dotazioni per la gestione del servizio idrico. Prego a votare. Bacci, Garofoli, a posto. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 15 consiglieri, i favorevoli 12, gli astenuti 3, nessun contrario, gli astenuti sono i consiglieri Mancia, Marasca, Rossetti. Passiamo ora, non ci sono i 13, mi pare... Se votano tutti, possiamo votare, sì, se votano per l'immediata esecutività, per l'immediata sarebbe importante. Passiamo ora alla votazione per la immediata esecutività. No, prego di non uscire. Andava a chiamare Rossetti. Se reso conto Andrea che serve il voto. Allora, mettiamo in votazione la immediata esecutività della delibera. Prego votare. Lenti, D'Onofrio, Garofoli.
Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 16 consiglieri, i favorevoli 13, gli astenuti 3, Mancia, Marasca, Francesco Rossetti. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività. Passiamo ora alla votazione, alla trattazione della pratica numero 23. Localizzazione di attività insalubre di seconda classe ai sensi del comma 4 dell'articolo 59 delle norme tecniche di attuazione, ditta richiedente Greenwood SRL, ubicazione in via Gallodoro 77 Iesi, zona urbanistica, intervento TE 2.2, illustra la pratica, penso l'assessore Bucci, se si prenota, a facoltà. Sì, ecco. Questa pratica deve passare obbligatoriamente per il Consiglio Comunale in quanto è previsto dalle norme tecniche di attuazione dell'attuale PRG, che non prevede la localizzazione di questo tipo di attività dichiarate insalubri di seconda classe, anche se parliamo di una falegnameria composta da due persone che va ad occupare un capannone già esistente dove c'era un autotrasportatore. Quindi parliamo non di un'industria, ma parliamo di due giovanissimi artigiani. Però le norme prevedono che anche questi tipi di attività, per la loro localizzazione, deve essere subordinata, norma cito testualmente dal nostro PRG, deve essere subordinata a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio. È una delibera di Consiglio Comunale che attesti l'idoneità della destinazione d'uso, ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ai requisiti tecnologici da garantirsi. Come avevamo già esplicitato in sede di Commissione Urbanistica, questa pratica che è stata presentata tramite il SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, ha ottenuto tutti i pareri favorevoli anche dall'ASUR, dall'ufficio ovviamente che ha istruito, e è presente lo studio geolitologico e idrogeologico presentato dalla ditta, dal quale si evince la piena fattibilità all'esecuzione di attività in oggetto per basso rischio ambientale presente, anche in assenza di opere di mitigazione ambientale specifiche. Risultano infatti non necessari trattamenti delle acque di scolo di prima pioggia o piazzole impermeabili con diseodoratori o trattamenti particolari nel caso in esame per la protezione dall'infiltrazione sul suolo o acque di falda. In assenza di emissioni in atmosfera, e inoltre risultano non necessarie particolari impianti o trattamenti specifici. Viene confermata questa relazione per gli aspetti igienico-sanitari dall'ASUR, che è favorevole a condizione che l'attività da svolgere sarà quella di falegnameria indicata nella lettera C.5 parte seconda dell'industria insalubre di seconda classe. Nulla osta dal lato igienico a condizione che le superfici finestrate nel laboratorio e negli uffici siano anche apribili nelle quantità indicate nella tavola 2 degli elaborati grafici presentati. Gli impianti dai quali durante le lavorazioni si producono polveri siano dotati di esposizione specifica, la cui captazione deve essere effettuata subito nel punto di produzione. Praticamente prescrizioni sagge, semplici, ma che mi permetterò sottoporre al Consiglio Comunale in una prossima seduta per la modifica di quel termine localizzazione prevista dalle norme, dalle attuali NTA, perché secondo me quell'articolo va benissimo per insediamenti in nuove aree vergini, dove servirà senz'altro la relazione geolitologica e la relazione idrogeologica, ma quando si tratta di un trasferimento di un'attività
alla quale subentra un'altra in un capannone esistente pavimentato, secondo me potremmo semplificare facendo soggiacere solo al parere dell'ASUR e al parere degli uffici ovviamente, ma non aggravarlo di quelle due relazioni geolitologica e idrogeologica. Faremo degli studi più approfonditi, poi se del caso la riporteremo in consiglio comunale. Grazie assessore. Passiamo alla discussione, se ci sono interventi, prenotazioni sulla pratica. Non, sì, consigliera Mancia, annullato. Visto che era apparsa prima, si chiude. Sì, io ero in commissione in sostituzione del consigliere Gianangeli e vorrei fare un'osservazione relativamente a questa commissione ma a tutte le altre. Allora, secondo me, sempre per correttezza e per serietà del lavoro, bisognerebbe fornire ai consiglieri di tutto il materiale possibile, per esempio le relazioni che sono state citate. Secondo me andrebbero, se non in cartaceo, perché sennò è troppa carta, ma magari inviate come file alle nostre caselle postali, alle nostre email. Penso che sia più che ragionevole questo discorso. Mi riferisco anche alla pratica dopo, quella delle due note che ho chiesto in commissione. Cioè, non dovete metterci nella condizione di dover chiedere o elemosinare materiale. Questo detto per inciso. Non lo so, a me questa pratica non... Forse, ecco, c'è stato poco tempo per approfondirla e per leggere gli studi, le relazioni, però non mi convince. Mi dispiace per questi due ragazzi perché si tratta di due ragazzi, di un'attività più che onorevole, però la zona, francamente, la zona è già aggravata da scelte scellerate del passato, vedi la sequela dei supermercati che sono lungo via Gallo d'Oro, c'è una scuola vicino. Pertanto, insomma, io non mi opporrò a questa scelta, però mi asterrò perché non mi convince, non ho chiaro tutto l'iter, il percorso, non è chiaro se effettivamente non ci sono emissioni, non c'è rumore, non lo so. Poi il fatto del legno, poi come è andato a finire? Il legno di... c'hai ragione tu, il legno come che era? Il legno di... il pioppo è un legno duro e quindi cancerogeno, mi sbaglio? Insomma, ci sono troppi punti interrogativi. Grazie, consigliera Mancia. Consigliere Francesco Rossetti. Sì, guardate, io ho avuto modo di confrontarmi con l'assessore, che comunque ringrazio per la chiarezza del percorso, come ce l'ha descritto. Le cose stanno esattamente come diceva l'assessore. C'è un cambio di attività... Quindi le pratiche, quindi essendo questa una pratica sua, c'è la necessità di una delibera di consiglio. Sono d'accordo anche sul, quindi una sorta di disponibilità futura per quanto riguarda la modifica di quegli studi idrogeologici e geologici per le cosiddette attività che vanno a sostituirsi a attività già esistenti. Anch'io la reputo, diciamo, eccessiva come richiesta. Altra cosa è per i nuovi insediamenti produttivi. Quello che a me però, diciamo così, le perplessità che ho potuto, diciamo, dire in commissione e che riporto in consiglio erano queste. Perché è vero che ci sono stati pareri favorevoli degli enti di controllo con prescrizione, pareri favorevoli a patto che l'azienda che si va a insediare installi alcuni accorgimenti, alcuni aspiratori, alcuni abbattitori per l'ambiente. La scelta finale però è dell'amministrazione e di questo Consiglio Comunale. Noi dobbiamo sapere che comunque sia andremo adesso a deliberare di insediare una industria insalubre di secondo tipo in una zona via Gallo d'Oro, in maniera, diciamo, in zona limitrofa anche alla presenza di scuole quale quella di via Siago,
sapendo anche, e questo però è una mia, diciamo, un mio pensiero, secondo me le attività insalubri di qualunque tipo, poi farò un'ulteriore riflessione sul fatto che è di secondo tipo, tutte le industrie insalubri devono, secondo me, essere insediate in quella che è la zona industriale di Jesi e non devono andare nel centro città. Per me Via Calodoro è una zona in qualche modo semiresidenziale, comunque sono presenti dei servizi in quella zona, cioè è una zona antropica in qualche modo, cioè presenza di attività residenziale e non residenziale. Sappiamo, ho fatto anche in commissione un altro esempio, sappiamo le problematiche anche che ci sono state anche nei precedenti consigli comunali rispetto a un'altra azienda, quella di Rosolani, che negli anni passati era stata autorizzata per insediarsi in una zona, poi c'è stato uno sviluppo urbano in qualche modo e ci siamo ritrovati un'azienda, per carità, che produce tutto, però che ha avuto molti problemi rispetto ai residenti in zona limitrofa. Io le perplessità mi erano queste, ho premesso anche che oggi fortunatamente diciamo che l'aspetto positivo è che due giovani che intendono aprire un'azienda in qualche modo devono essere avvantaggiati in tutto e per tutto. È vero che l'industria insalubre secondo tipo è una falegnameria, è vero pure che all'interno delle industrie insalubri di secondo tipo ci sono altre industrie più impattanti dal punto di vista ambientale e quindi, pur ribadendo il fatto che il legno duro, la lavorazione dei legni si divide in legni duri e legno teneri, i legni duri sono legni cancerogeni, è la prima causa di tumore, non è la lezione sindaco, è così, è la prima causa di tumori delle fosse nasali, ispirare polvere di legno duro, questo sia per chi ci lavora all'interno e ci sarà tutta la normativa dell'ente controllo che farà, sia eventualmente per chi potrà in qualche modo essere limitrofo a quella zona. Pur con queste perplessità, essendo comunque una falegnameria di soli due datori di lavoro, che farà, sono andato a approfondire la pratica, soltanto attività di prevalentemente assemblaggio di gazebo e altre cose del genere, quindi non farà attività né di verniciatura né tanto, quindi non ci avrà anche un impatto d'origine importante. C'è anche l'aspetto, diciamo così, della produzione che speriamo possa anche aumentare, quindi il voto del Partito Democratico rispetto a questa pratica sarà quello dell'astensione. Però un auspicio che in futuro, laddove ci siano necessità di insediare nuovi, diciamo, insediamenti produttivi o cambi di attività, le aziende, soprattutto di prima e seconda classe, vadano inserite in un territorio che è quello extraurbano. Condivido pienamente anch'io questo auspicio, anzi, parlando in giunta, dicevo che secondo me doveva essere individuata sin dal momento della relazione del PRG l'idonea zona per ospitare le industrie insalubri. Premesso questo però, con questo tipo di pratica, in questo momento storico, con questo PRG siamo perfettamente in regola anche dal punto di vista urbanistico per quella localizzazione, perché si fa la premessa, non sono consentite le industrie insalubri nel territorio rurale, ma nelle zone TT, siano esse quelle edificate dal punto di vista di civile abitazione, siano queste industrie. Quindi dal punto di vista urbanistico non fa una piega. Dopo è chiaro, se in una parte della città, specialmente in una zona industriale, ci fosse X metri quadrati per ospitare questa, sarebbe il male. Però dovremmo andare a fare una variante al piano regolatore. Chiedo scusa, eravamo in dichiarazione di voto, ho sbagliato, però. Consigliere Magagnini, facoltà. Siamo in dichiarazione di voto, no, Presidente? No. Adesso sì. Vabbè, allora fai. Dopo. Insalubri, è un discorso che col tempo si è evoluto.
In passato l'industria insalubri si facevano in aperta campagna, senza vincoli, senza problemi, come se la campagna fosse terra di nessuno. La nuova normativa evidentemente ha posto un limite a questa situazione. Ognuno le proprie porcherie se le deve tenere all'interno, questo è il concetto piuttosto terra a terra che io esprimo. Cioè non è possibile né in campagna né all'interno delle zone edificate poter mandare all'esterno problematiche relative alle acque, relative all'inquinamento atmosferico. Quindi adesso si è passato al fatto che le industrie nocive, che poi quelle di secondo grado, spesse volte la legislazione direi oltremodo prudente, di inserirle nelle aree edificate e zone industriali. Quindi questa normativa, in queste zone c'è una normativa specifica che prevede vincoli idrogeologici, cioè relazioni idrogeologiche, controllo delle acque, controllo delle emissioni in atmosfera. Tutte cose che in questa pratica sono state rispettate da dovuti pareri e dalle dovute relazioni fatte per conto dei privati. Aggiungo che in questo caso oggi sappiamo tutti che il discorso della fognameria è fondamentalmente cambiato. Se volete cercare un po' di segatura, una volta si andava in falegnameria, oggi non si trova nemmeno più in falegnameria la segatura, perché viene tutto preparato, ognuno fa i propri componenti e in questo caso specifico poi questi sarà una falegnameria che assemblerà. Quindi al di là della prudenza, che non è mai troppa nell'ambito dell'inquinamento qualunque esso sia, in questo caso specifico c'è un'ulteriore tranquillità, perché proprio questa attività non è assolutamente inquinante, salvo che si mettano a cambiare attività, ma in questo caso credo che poi dopo subentreranno i controlli, perché evidentemente ci sono pareri ma ci saranno controlli nel corso dell'attività. Grazie consigliere Magagnini, quindi immagino voto favorevole, questa è la cosa. Consigliere Punzo, facoltà. Sì, c'è una cosa che non mi è chiara. Al di là del concetto di attività insalubre, no? Cioè, non è che un'attività insalubre non debba fare il contenimento del suo impatto sull'ambiente. Cioè, un'attività insalubre, per quel che ne so, poi magari mi sbaglio, comunque deve mettere in atto delle misure di contenimento tali che non ci sia un impatto nell'ambiente circostante. Questo resta sacrosanto. Quello che cambia nell'andare a mettere un'attività insalubre dove ci sono le case è che nel caso che l'azienda, per incidente, per malfunzionamento dei sistemi di protezione, venga in qualche modo a perdere anche temporaneamente le attrezzature predisposte per evitare l'impatto ambientale, quell'impatto finisce direttamente su dei luoghi in cui la gente vive. E questo è il problema di fondo, che non credo sia superabile. Capito? Cioè, io non lo so se è nella nostra disponibilità poter decidere di mettere un'attività di quel tipo in quell'area, proprio per questo tipo di ragionamento. Siccome le normative attuali, che valgono per i privati ma valgono pure per i soggetti pubblici, non è che te lasciano tutta sta libertà, anzi sono molto stringenti, perché mentre prima in qualche maniera le responsabilità erano diluite sui soggetti che operavano, oggi il soggetto che concede o non concede è investito in pieno da quella che è la responsabilità di quello che può accadere dopo, al di là dei comportamenti più o meno corretti del soggetto al quale abbiamo concesso. Per cui io temo che noi non abbiamo grandi margini di scelta, quindi lei mi dovrebbe chiarire questo termine della faccenda. Noi abbiamo un margine di scelta? Io temo di no. Tutto lì. Grazie. Chiedo scusa. Se per dichiarazione di voto l'ha già fatta il collega Magagnini, a meno che non sia una dichiarazione di voto in difformità, perché altrimenti mi dispiace se ho fatto un errore io a non dar la parola, ma... Dichiarazione di voto, però che sia rapidissimo. No, grazie Presidente. No, tanto per essere chiaro, forse visto che questa giornata abbastanza lunga in Consiglio Comunale dovrebbe aver portato qualche interferenza sulle prenotazioni
e visto più volte che le votazioni sono state fatte anche a voce, verbalmente, significa che la mia prenotazione non era visibile, ma io ero già prenotato prima che lei passasse alle dichiarazioni di voto. Però comunque io la ringrazio, se mi lascia due secondi solo, per dire che anche io sono d'accordo con il mio gruppo votare favorevolmente questa pratica, perché per i semplici motivi che una falegnameria, cari signori, è il lavoro più vecchio che esiste sulla faccia della terra. È il lavoro di San Giuseppe. Cioè, stiamo parlando di attività insalubri con un titolo che secondo mio avviso è troppo allarmante per la propria attività che poi si va a svolgere. E dico questo perché comunque c'è un parere favorevole della ASL. Se c'è un parere favorevole della ASL nell'insegnamento di questa attività, non ci sono problemi. Ma attenzione, attenzione, stiamo parlando di una falegnameria che al limite accende la pialla da falegname, farà un po' di rumore, ma dall'interno di un capannone, non è in un condominio. Stiamo parlando di legnami che comunque non vanno dispersi nell'ambiente, perché ci saranno sicuramente degli strumenti per raccogliere aspiratori e quant'altro, le polveri, ma comunque quelle polveri che non è che vanno in giro per la città come le polveri sottili, ma sono le polveri che si respireranno quei due poveri disgraziati che fanno i falegnami, che oggi lavoro non ce n'è più per nessuno. In una situazione economica come questa, io, il mio intervento era legato a questo, perché sono rimasto quantomeno interdetto e basito negli interventi che ho sentito dei consiglieri comunali poc'anzi, cioè parlare come se fosse la Saddam Eridania, api, per fare grandi condotti di olio per una centrale termica d'olio, come alla fine si è ridotto a due poveri disgraziati col pialletto che si fa un tavolino, il discorso dei tavoli che qualcuno falegname ancora guadagna qualche soldo, che faceva un intervento aggiuntivo ironicamente. Però per dire che non la facciamo più grande di quello che è un problema laddove non c'è, nel senso che comunque sono due artigiani che in una situazione disgraziata e lavoro non ce n'è più per nessuno, coraggiosi di aprire una propria attività, signori, mettiamoci una mano alla coscienza. Grazie. Allora, faccio finta di aver sbagliato io, chiuse le dichiarazioni di voto con uno strappo alla regola. Adesso no, però ecco, dopo lo chiarisce a voce, assessore, va bene, direttamente è più proficuo, perché sennò diventa veramente, perché sennò avrebbero diritto tutti di chiedere degli strappi alla cosa, quindi non avrebbe più senso. Vi chiarite assolutamente, credo anche in modo più piacevole, più esaustivo. Allora, passiamo alla votazione, chiusa fase di dichiarazione di voto, votazione aperta. Catani, Garofoli. Garofoli. Abbassarti. Se si può abbassare, seduto, consigliere, perché forse dà fastidio alla. Forse. Garofoli no. Garofoli può riprovare? Niente. Allora, se si prenota, consigliere Garofoli? Il mio voto è sì. Grazie. Allora, comunico l'esito della votazione. Allora, i presenti sono a questo punto 17, credo, sì? I voti favorevoli sono 14, gli astenuti sono 3, i consiglieri Marasca, Francesco Rossetti, Mancia, nessun contrario, il Consiglio Comunale approva. Adesso votiamo per l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Marasca. Filonzi, Santinelli, Catani, Giorgio Rossetti, a posto.
Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 17, i favorevoli 14, gli astenuti 3, i consiglieri Marasca, Francesco Rossetti, Mancia. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Passiamo ora alla penultima pratica, la numero 24, nuovo centro diurno per disabili Maschiamonte, individuazione dell'area e modifica di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 63,3 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente. Illustra la pratica l'assessore Bucci, immagino. Assessore Bucci, se si prenota per lei per la pratica Maschiamonte, illustra lei. Prego. Assessore, la facoltà. Allora, stiamo parlando della nuova localizzazione del centro diurno per disabili Maschiamonte, che attualmente sta in zona San Giuseppe. In sede di prima richiesta, l'amministrazione aveva indicato come possibile soluzione della nuova sede in Maschiamonte una zona, un'area in zona Verziere, il cosiddetto ex CRT, Centro Radiotelefoni dell'Aviazione Militare, rientrata in possesso dell'amministrazione nel 98. A seguito di presentazione ai familiari e all'ANFAS che li rappresenta, sono pervenute, dico delle critiche, ma delle richieste per migliorare la localizzazione in una zona più idonea, soprattutto dal punto di vista della raggiungibilità anche per i disabili, non al di là della ferrovia ma al di qua, e in una zona più servita e più vicina alle strutture ospedaliere e più salubre, nella zona della parte alta della città. A questo punto, in collaborazione ovviamente con l'ufficio urbanistica, abbiamo individuato due o tre aree, la più idonea delle quali ci è sembrata quella che proponiamo per la nuova localizzazione. Si trova delimitata dalle vie Leonardi, Crivelli e Aldomodo. In parole più semplici, si trova sulla direttrice che dalla rotatoria liceo scientifico va al nuovo ospedale Carlo Urbani, in posizione mediana. Quindi ci è parsa molto, ma molto idonea localizzazione per la vicinanza all'ospedale, la viabilità ottimale e non da ultimo i servizi pubblici che potranno raggiungere il Carlo Urbani in modo semplice. L'area è di circa 4.200 metri quadrati di proprietà comunale, attualmente anche alberata, in posizione pressoché pianeggiante nella parte alta e leggero declivio verso la parte bassa. Dal punto di vista urbanistico non ci sono problemi perché attualmente è destinata a S1.1V, e cioè a servizi di urbani destinati a verde, e andrà ad essere battezzata, tra virgolette, con la nuova destinazione S11H, ma il nostro piano regolatore in questo caso non prevede la necessità di apportare varianti, ma basta la semplice scelta del Consiglio Comunale, così come abbiamo esplicitato più in dettaglio in sede di Commissione Urbanistica, e credo di essere stato esaustito. Se volete maggiori chiarimenti. Ah, vi dico subito che l'abbiamo fatta con estrema urgenza nell'arco di una decina di giorni, perché la realizzazione del centro, partendo da zero, ovviamente occuperà diversi mesi, e ci è stato richiesto che la realizzazione avvenga entro il 2014. Grazie assessore Bucci. Assessore Roncarelli, no, un errore. La consigliera Mancia ha facoltà. Sì, dalla nota che poi è arrivata successivamente alla commissione, la nota a firma del presidente dell'ANFAS, risulta che il presidente metterebbe o avrebbe messo a disposizione una loro proprietà. Ora vorrei chiedere, è stata considerata questa proposta e perché è stata esclusa,
E poi vorrei chiedere anche, ma 400.000 euro, cioè una somma accettabile, possibile, credibile. E poi vorrei aggiungere brevemente, insomma, quello che già ho detto in commissione. Certo, qui si sancisce la diversità, l'estrema diversità delle zone della città di Jesi. Vederlo scritto fa un po' impressione. Cioè, c'è una Jesi dei quartieri alti, perché poi dopo la gente si esprime così, e forse non ha torto, e c'è una Jesi vicino al fiume che respira un'aria insalubre. Cioè, vederlo scritto cioè, sono affermazioni che, insomma, pongono un po' dei quesiti. Sì, aspettiamo. Se adesso c'è il consigliere Marasca, o se magari l'assessore può rispondere in caso eventuali domande anche dopo l'intervento di consigliere Marasca, facoltà. Sì, Presidente. Ma l'individuazione del centro di uno per disabili Maschiamonte nell'area dell'ex CRT era stata voluta da questo Consiglio Comunale su iniziativa del presidente odierno dell'ASP, Paolo Cingolani. Quindi leggere l'infelice dicitura che in quella zona ora si rilevi una non piena salubrità dell'area che possa comportare disagi per gli utenti del centro diurno un po' ci sorprende. Sicuramente io ho anche potuto sentire dalla voce di alcuni residenti un po' di inquietudine per questa questione, che un ente pubblico affermi che in una determinata zona della città, per la vicinanza al fiume, non ci sia una piena salubrità. Ma detto questo, quello che mi preoccupa di più è, visto che ora viene trasferito il centro nella zona che noi oggi andiamo a deliberare, che fine fa il CRT e la struttura attuale, dove ci sono comunque nel tempo sono emersi problemi di sicurezza e di degrado all'interno di quella struttura e dell'area recintata che lì comunque lungo Via Fermi si sviluppa. E in particolare se appunto sono state valutate altre possibilità di strutture comunali attuali da poter utilizzare e di non costruirne di ulteriori, quindi di non consumare ulteriore suolo, soprattutto quello destinato a verde, se appunto c'erano strutture sul territorio comunale che sono state prese in considerazione ma purtroppo non erano idonee, e se sono stati valutati i problemi di queste problematiche. Grazie consigliere Marasca. Se l'assessore si prenota, così se si prenota, assessore Bucci. Cerco di rispondere in modo cumulativo. Ovviamente forse sono stato un po' carente io nella presentazione. Al di là di ciò che c'è scritto sulla lettera presentata dall'ANFAS di spostare l'ex CRT lassù, la salubrità dell'area, la ferrovia, c'è un altro dell'ASP, scusate, c'è un'altra considerazione di fatto che va tenuta in estremo conto. La struttura dell'ex CRT fatta prima della guerra è carente a livello strutturale, è carente dal punto di vista degli impianti e soprattutto è disposta su due piani. Ecco la condizione sine qua non che ci chiedevano loro, la planarietà dell'area. E se devo rispondere io di mia iniziativa, per un pur parler fatto, secondo me quello deve essere lasciato a disposizione di tutta la zona, che mi sembra un po' carente dal punto di vista dei servizi sociali, una volta si chiamavano, a disposizione dell'area. Però secondo me ci vanno spesi di soldi per l'adeguamento sismico, sicurezza, impianti e via dicendo. Al di là della bellissima area intorno, perché è molto idonea dal punto di vista verde, quindi bambini, parco giochi, senz'altro, però per la struttura bisogna starci attenti, perché sappiamo tutti se succede qualcosa e costa un sacco di soldi. Questo è uno. Il discorso dei costi.
Ovviamente nessuno di noi ha la sfera magica per dire che costerà 401.000 euro, 390 o 520. In sede di prima approssimazione, se si vuol fare una previsione, non dico seria, ma pressoché attendibile, non sapendo di che struttura parliamo, perché non ci sono precedenti, non parliamo di una casa di civile abitazione da 80 metri quadrati, di una palazzina di 6 appartamenti fatta a Iesi, di cui ce ne saranno 7.000. Questa è una struttura pressoché unica nella provincia, tant'è vero che gli uffici e il progettista incaricando già hanno fatto, stanno facendo velocissimamente dei sopralluoghi in due strutture che si conoscono nella regione, una mi pare nella zona di Pesaro, un'altra la zona di a sud di Ancona, mi pare. Quindi è difficile preventivare i costi per una struttura del genere. Abbiamo detto oggi ci sono 400.000 euro. Vedremo in sede di presentazione del progetto preliminare questa cifra a quanto vorrà arrivare, però da 400 non arriverà a 800, ovviamente. Poi mi sono dimenticato qualcos'altro, mi pare, me l'ha chiesto? Sì, era la prima soluzione che ci hanno provato, ma secondo me veramente infelice, non per l'insolubilità dell'area, infelice per la conformazione. Se voi sapete dove sta, è sul cuspide che si trova entrando a Iesi dalla Acqua Santa. Quindi andare a mettere un soggiorno per disabili in un'area sopraelevata rispetto alla viabilità principale, fatta a forma di cuspide. Io penso ci vorrebbe anche un miracolo architettonico per progettare una cosa seria per una struttura molto particolare come questa. Quindi, secondo me, è un servizio di cui la città dovrà andare orgogliosa. Perché dicevamo la stessa cosa stamattina, o ieri, non mi ricordo, in commissione, in queste due settimane stiamo parlando di strutture per centro diurno per disabili, stiamo parlando per l'Azzeruolo e credo che dobbiamo andare orgogliosi noi cittadini di Iesi che si dà la priorità a queste iniziative rispetto a tante altre fregnacce che magari capitano di solito. Quindi quella lassù non è ridonea, questa glielo dico personalmente. E sul discorso della salubrità o non salubrità dell'area, qui non c'è bisogno di offendersi. È la storia urbanistica stessa della città che ha dimostrato che una volta fondata Iesi nelle immediate vicinanze del fiume, ovviamente per motivi di sopravvivenza, a mano si è cercato l'insediamento nella parte alta, ma perché è ovvio. E i piani regolatori stessi, che sono fatti dagli uomini che rappresentano queste istituzioni, hanno spinto nel corso dei secoli, nei decenni ultimi, l'insediamento nella parte alta della città. Se ci piace a noi starci, credo che sia molto opportuno cercare e localizzarci quelli che hanno meno fortuna di noi. Senza offesa per nessuno. Non è un'offesa. Grazie Assessore. Non ci sono interventi ulteriori, prenotazioni, quindi chiusa la fase della discussione, apriamo quella delle dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Lenti. Sì, il nostro gruppo accoglie favorevolmente questa delibera e penso che siamo anche contenti che finalmente si risolve un problema sollevato ormai da tempo, no? Di ridare adeguatezza a una struttura che accoglie appunto persone in difficoltà. Personalmente dico che sono anche contenta del fatto che venga diciamo portata questa struttura in quartieri dove solitamente le problematiche invece magari sfuggono, no? Perché sono sempre portate a margine della città. Quindi credo che sia anche diciamo un fatto positivo questo, che comunque l'aspetto sociale e ambienti destinati appunto alle problematiche sociali vengano accolti anche in altre zone della città. Speriamo che si apra la strada anche poi per altre
opportunità che possano risolvere altre situazioni che sappiamo comunque sono contingenti, come quella dell'emergenza abitativa, per fare un esempio. Quindi voto favorevole. Grazie consigliera Lenti. Consigliera Mancia, a facoltà. Sì, c'erano alcuni aspetti che non mi convincevano e siccome nella vita bisogna decidere, non ci si può sempre astenere, e penso di votare favorevolmente. Il mio è un atto di fiducia, mi fido di quello che ha poc'anzi detto l'assessore, se lì non si può fare, se in quel terreno non si può fare, ecco, mi fido, non mi faccia pentire. Non ci sono altre prenotazioni e altre dichiarazioni. Allora, dopo la dimostrazione di fiducia della consigliera Mancia, chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Votazione aperta per la pratica sulla pratica numero 24, nuovo centro diurno per disabili Maschiamonte, votazione aperta. Olivi, ah non c'è adesso, uscito. Santinelli. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 18, i voti favorevoli 15, gli astenuti 3, i consiglieri Marasca, Francesco Rossetti, Spaccia, nessun contrario, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla votazione per l'immediata esecutività, votazione aperta. Santinelli. Giampaoletti. Comunico l'esito della votazione, presenti 18 consiglieri, favorevoli 15, gli astenuti sono 3, consiglieri Marasca, Francesco Rossetti, Spaccia, nessun contrario, il Consiglio Comunale approva l'immediata esecutività della delibera. Passiamo ora alla trattazione della pratica, l'ultima pratica iscritta all'ordine del giorno odierno, la pratica numero 25, avente oggetto variante parziale al piano regolatore generale per rettifica alle norme tecniche di attuazione e modifiche a zonamenti, revoca parziale della delibera del Consiglio Comunale la numero 1 del 2013, contro deduzioni alle osservazioni e parziale adozione definitiva ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 92, successive modifiche e integrazioni. Ricordo che sarà una votazione un po' complessa, nel senso che riguarderà più aspetti. Parola all'assessore Bucci che illustra la pratica. E tre. Il titolo è molto lungo. Se riesco in due parole nella premessa ad essere chiaro, non sarà poco, vero Presidente? Perché dopo quando andremo a votare... Qui si tratta, la prima parte, variante parziale del PRG, era un deliberone che accoglieva all'interno della decisione di Consiglio diverse varianti tecniche, errori materiali ad alto proposte dall'ufficio, nel corso della quale si è inserita la richiesta di una ditta che fa parte di un ambito così definito dal piano regolatore che va dal corridoio ecologico granita al corridoio ecologico acquaticcio. Questo ambito è suddiviso già in tre subambiti, parlo con termini di PRG in questo caso, perché saranno importanti dal punto di vista dell'applicazione delle norme. Il subambito granita, il subambito cartiere vecchie e il subambito acquaticcio. Il PRG molto precisamente entra nel dettaglio e definisce questo ambito, sia esso continuo o discontinuo, ambiti da ristrutturare, zona TT2,
sono zone di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 457 del 78. In base a questa prescrizione molto specifica, alla quale seguono i dettagli che gradirei tralasciare, fino ad arrivare alle indicazioni progettuali e quant'altro, si è inserito nel corso della delibera precedente di variante, nel corso della sua pubblicazione ed altro, una osservazione fatta da uno dei proprietari delle aree ricomprese in questo ambito discontinuo. Torno a sottolineare discontinuo perché questo ambito, normato da un'unica norma, viene localizzato in tre subambiti. Il proprietario di uno di questi subambiti, qui nella zona centrale, a ridosso di via Cartiere Vecchie, aveva chiesto in sostanza di estrapolare la sua posizione dalla posizione generale dell'ambito discontinuo TT2 di cui parlavamo prima. In un primo momento, per cercare di agevolare questa richiesta, venne accolta questa richiesta. Successivamente, ricordo subito dopo qualche giorno la mia nomina, era già stata convocata una riunione con tutti i proprietari assistiti dai propri tecnici e su questo tavolo abbiamo ripercorso i desiderata, le norme, le prescrizioni del PRG e, se permettete, anche la mia opinione personale che poi ho rappresentato in giunta, che ha condiviso pienamente ciò che io ho proposto quella sera a tutti i proprietari. Se noi acconsentivamo la estrapolazione di questo subambito, secondo me non saremmo andati incontro all'accelerazione dell'esecuzione di una parte di quel subambito. Perché? Perché non c'è un solo proprietario. Perché? Perché le norme, oltre a prevedere la dotazione, che è molto ricca, parliamo di 29.000 metri quadrati di superficie non utile lorda, di cui una parte è destinazione commerciale, ma 25.000 metri quadrati di superficie utile lorda di alloggi. Se noi avessimo consentito la deneuclizzazione di questo subambito, cosa sarebbe successo? Che forse, ma sottolineo forse perché non ci credo, quel proprietario avrebbe accelerato le procedure per l'insediamento. Ma ci dimentichiamo una cosa. Quando si norma un ambito, lo si norma e si dà delle dotazioni ai privati o al pubblico proprietari per poter costruire. Ma da una parte ci sono i diritti, che sono i diritti edificatori, dall'altra parte ci sono i doveri, che si chiamano oneri di urbanizzazione, opere urbanizzazione primarie, secondarie, costi di costruzione, carenza d'aria e via cantando. Questo che significa? Che questo ambito è stato previsto, zona di recupero, perché ovviamente non parliamo dei questioni di espansione della città alta o in una futura espansione di una zona industriale, parliamo di una zona mista, zone con edifici a carattere industriale, zone abbandonate, zone con insediamenti industriali e via cantando. Vengono richieste tre cose fondamentalmente a livello di ambito, come ripeto, dal granito all'acquaticcio, quindi non parliamo di 50 metri quadrati o di 100 metri lineari, lì parliamo di circa un chilometro tra i due alvei. Si prevede la realizzazione dei corridoi ecologici, ma si richiedono tre cose in via fondamentale: la realizzazione di una scuola, dopo possiamo entrare nel dettaglio quanto volete, la realizzazione di una passerella pedonale tra la zona Campo Boario e il quartiere Smia e la riqualificazione viaria dell'intera zona. Se noi avessimo acconsentito alla enucleazione di questo subambito, cosa avremmo ottenuto? Un parcheggio a ridosso di quelle quattro case e via cantando. Poi gli oneri sarebbero restati a carico di chi avesse costruito successivamente. Spiegata questa posizione, tutti i proprietari si sono dimostrati d'accordo e vi assicuro, in presenza di tre testimoni, oltre a me,
dipendenti comunali hanno detto va bene, perseguiamo il piano di recupero. E il proprietario interessato stesso in prima battuta ha detto va bene, perché tanto o ci metto 7-8 mesi ad andare avanti con la mia pratica isolata, o ce ne metto 8-10 o quelli che saranno con il piano di recupero, è la stessa cosa. Io dico, scommetto che sarà più veloce la procedura del piano di recupero di iniziativa pubblica, vorrei sottolineare. Quindi saranno questi uffici che faranno la regia per la realizzazione del tutto. Ho chiesto la collaborazione di tutti i tecnici in rappresentanza dei proprietari che l'hanno data, perché ovviamente conoscono specificamente le singole situazioni, ci avranno elaborati, ci avranno ipotesi progettuali già in corso e le metteranno a disposizione dell'ufficio. Giustamente presidente della terza commissione Magagnini, che di mestiere fa questo, mi ha detto ma i tempi quali saranno? Ho detto una volta conclusa la procedura all'interno del comune il deliberato dovrà andare in provincia, se non vado errato, segretario e presidente, e quindi passeranno quei 2 o 3 mesi. Nel frattempo fortunatamente abbiamo deciso di assumere una nuova professionalità nell'ufficio urbanistica che secondo me potrà essere dedicata in primis su questo lavoro di interesse generale. Quindi i tempi io sono sicuro che minimo saranno uguali, se non più veloci, ma soprattutto otterremo un obiettivo fondamentale, quello di rispettare le previsioni di PRG attraverso un piano di recupero dell'intera area. Credo di essere stato esauriente, se volessimo qui potremmo parlare delle ore ovviamente. Che dice presidente? Meglio. Sarebbe interessante, ma forse un po' troppo. Ringrazio l'assessore Bucci per la spiegazione assolutamente chiara ed esauriente. Ci è riuscito bene. Apriamo la discussione, potete ovviamente intervenire. Non ci sono interventi. Non faccio domande per sapere se abbiamo tutti seguito bene, ma do per scontato. Allora, chiusa la fase della discussione, apriamo quelle delle dichiarazioni di voto. Potete intervenire. Consigliere Olivi, a facoltà. Grazie Presidente. Rispetto alla pratica, a questa stessa pratica, esaminata qualche mese fa in Consiglio, dove il gruppo del PD si è astenuto, come abbiamo detto in Commissione, questo nuovo metodo che ha illustrato in maniera puntuale l'assessore Bucci ci convince, perché fermo restando il fatto dell'impalcato pubblico di quella scheda, e lo ricordava bene l'assessore Bucci, le dotazioni in termini di servizi sociali, di pedonalizzazione, di collegamento e permeabilità, insomma tutto quello che è l'impalcato della città pubblica in quella scheda, il fatto di mettere seduti tutti intorno a un tavolo, stante le novità di alcuni episodi che poi sono successi dall'adozione ad oggi, era la formula che ci convinceva, al contrario di quella adottata precedentemente, di rispondere seppur parzialmente alle osservazioni di un solo privato che tra parentesi si era inserito nella revisione di norme con invece una domanda puntuale, non che non la potesse fare, ma comunque in un ambito generale. Ecco, questo metodo ci convince di più, ci convince il fatto che la partecipazione condivisa che ha messo in piedi l'assessore Bucci, e al tempo stesso, torno a ripetere, seguiremo comunque in commissione, perché questo è stato l'impegno dell'assessore, l'evolversi della situazione, e comunque questa nuova metodologia ci convince. Sullo strumento qualche perplessità, stante una particolarità dell'area, aree libere, aree occupate, molta proprietà pubblica, poi scusate, privata, lo ricordava lo stesso assessore Bucci, però lo strumento è un qualcosa che viene lasciato ai tecnici. Detto questo, torno a ripetere, il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Olivi. Consigliere Magagnini, a facoltà. Ma questo metodo direi che, viste le assicurazioni che dava l'assessore, è direi corretto.
anche perché affronta nella sua totalità diciamo i tre ambiti, anche se resto sempre perplesso sulla collocazione, cioè sulle scelte a suo tempo fatte dal piano regolatore che inserisce in uno stesso ambito area a distanza di centinaia e centinaia di metri. Quindi però il piano è questo. Evidentemente il problema viene affrontato nella sua totalità e mi fa piacere che ci sia già stato un contatto preliminare con i proprietari che intendono collaborare nel comunicare le proprie decisioni in merito all'area, se intervenire no e come, con l'ausilio dei propri tecnici. Vanno tenute presenti alcune considerazioni, alcune cose pregresse in quell'ambito, che è stato direi piuttosto deturpato dalla sua originale posizione. Non dimentichiamo che nonostante il piano regolatore prevedesse in ambito certe determinazioni, un precedente piano particolareggiato era già stato approvato, è partito e diciamo contro le previsioni del piano regolatore va un po' per conto suo. D'altra parte c'è un'altra situazione dove con cosa che mi lascia piuttosto perplesso, una facilità di trasferire la cubatura da qua a là, cioè se dovesse andare avanti il concetto che la cubatura da qui la porto a 500 metri, che senso avrebbe fare un piano regolatore? E lì purtroppo è avvenuta una situazione di questo tipo, cioè una parte di cubatura è stata trasferita da parte, la demolizione non è avvenuta per motivi di tempo e io vorrei che certe cose nella fase progettuale di questo piano esecutivo da parte del Comune questa cosa fosse regolarizzata. Le preoccupazioni sostanzialmente erano due, sono due. Una, i tempi. Io l'assessore ha detto che ci sarà un rinforzo al piano urbanistico. Questo rinforzo, secondo alcune indicazioni, doveva venire già da giugno del 2012. Fa piacere che siamo arrivati alla fine, purtroppo è così. Poi, quindi, se i tempi sono rispettati, il Comune riesce a collaborare attivamente con i privati, questa differenza di tempi sarà sicuramente diciamo breve, non certo più veloce, questo assolutamente no. Però oltretutto adesso l'urgenza non credo ce l'abbia nessuno. Un'altra mia preoccupazione è che ho espresso in commissione e che l'assessore mi ha tranquillizzato, ma vorrei che fosse sempre vigilata, è che nel piano regolatore si prevedono diversi oneri a carico dei lottizzanti. Io a suo tempo feci alcune considerazioni, per esempio per la zipa verde. La zipa verde, se si fosse applicata, se si dovesse applicare, credo che purtroppo perché evidentemente l'attività industriale è ferma sia a livello di realizzazione di nuove costruzioni sia di ampliamento delle esistenti, quasi ferma, se si fosse realizzato tutto quello che prevede il piano regolatore, l'area avrebbe costato, secondo alcune indicazioni che erano difficilmente contestabili, intorno ai 300 euro al metro quadrato e non so chi avrebbe potuto realizzare insediamenti in questo senso. Quindi io dico, controllate che gli oneri a carico di chi dovrà andare a costruire, oltretutto in un'edilizia non certo di grossissimo pregio, siamo in zone dove si riceverà edilizia non dico popolare ma edilizia di tipo medio, che gli oneri di urbanizzazione non siano eccessivi e che non vadano contro la politica che abbiamo di recente attuato, quella di ridurre gli oneri soprattutto per incentivare l'edilizia, soprattutto in zone dove l'edilizia non è di assoluto pregio. Ecco, questo l'assessore mi ha detto che l'ufficio ha già fatto una prima verifica, ecco, però vorrei che fosse sempre tenuto presente. Grazie consigliere Magagnini. Consigliera Mancia, a facoltà. Sì, voto favorevole. Perché il pubblico deve dettare le leggi, le regole e questa è la linea da tenere per questo e per altri ambiti. Grazie consigliera Mancia, non ci sono altre prenotazioni, quindi adesso dobbiamo passare a una votazione in qualche modo articolata.
La prima, se non sbaglio, è sulla proposta di controdeduzione avanzata dall'area servizi tecnici, come indicato nel documento istruttorio, è una votazione sul non accoglimento dell'osservazione protocollo numero 15.552 del 19 aprile 2013 presentata dalla società IMAR. Quindi la votazione in merito al non accoglimento dell'osservazione. Su questa votazione aperta. Chi vuole respingere vota sì. Okay, ovviamente chi vuole respingere quell'osservazione della IMAR vota sì. Quindi votiamo sul non accoglimento dell'osservazione. Questa è l'indicazione che viene data dall'ufficio. Marasca, Filonzi, Santinelli, Santinelli, comunico l'esito della votazione, presenti 19 consiglieri, i favorevoli sono 18, gli astenuti un astenuto, consigliere Giampaoletti, nessun contrario. L'osservazione quindi è respinta, giusto tecnicamente per l'osservazione, è respinta dal Consiglio Comunale. Ora passiamo alla votazione della delibera nel suo impianto complessivo, quindi votazione aperta sulla delibera così come sottopostaci. Rossetti, Francesco e anche Rossetti Giorgio. Santinelli, Santinelli, Filonzi. Comunico l'esito della votazione, presenti sono 19 consiglieri, favorevoli 18, un astenuto, il consigliere Giampaoletti, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla votazione per l'immediata esecutività della delibera. Prego votare, votazione aperta. Comunico l'esito, no, ancora chiedo scusa, Francesco Rossetti, Santinelli, Punzo. Ora comunico l'esito della votazione, presenti 19 consiglieri, favorevoli 18, un astenuto, il consigliere Giampaoletti, il Consiglio Comunale approva. I lavori sono finiti quest'oggi, ringrazio tutti voi, ringrazio il Sindaco, il Segretario Generale, gli assessori che sono stati presenti. Ci rivedremo, salvo controindicazioni, il 23 luglio. Buona serata, buonasera a tutti. Prima non credo. Buonasera, Segretario.